Allora, ecco, abbiamo prevalentemente persone da casa che ci da remoto e da casa che ci assistono e partecipano oggi. Se è possibile, partecipate in aula che è meglio. Se riuscite, abbiamo questi ultimi incontri. Siamo all'incontro numero 6. Abbiamo poi oggi quindi 6, 7, 8, 9 e poi il decimo che abbiamo l'esame in presenza per chi decide di fare l'esame a fine corso, che è una cosa consigliata. Di solito negli ultimi incontri aumenta molto la partecipazione. E abbiamo complessivamente un centinaio di studenti, purtroppo dopo il Covid un po' meno partecipano in presenza e prevalentemente da casa e un po' poi gestiscono con le registrazioni delle lezioni, che è una cosa importante soprattutto per chi ha difficoltà a partecipare per motivi di lavoro, di salute o altri problemi. La partecipazione in aula è consigliata, se possibile passate voce ai vostri colleghi perché riuscite anche a interagire con le persone che partecipano delle aziende, con le testimonianze e riusciamo anche a lavorare meglio tra noi. Ecco, siamo arrivati oggi al nostro corso Modest Marketing, però che sostanzialmente vuol dire economia e sviluppo, quindi piani strategici, business plan delle aziende, quindi come dare continuità di mercato, di sviluppo economico alle aziende. Noi siamo oggi alla lezione numero 6, ricordo il nostro programma che stiamo rispettando. E che è questo, anche perché vi devo dare un avviso per la prossima volta, di prepararvi per la prossima volta, che sarà una lezione molto interessante, come anche questa, con persone che ci aiutano portando le loro esperienze. Abbiamo fatto la prima lezione su bilancio, quindi come leggere il bilancio di un'azienda e controllo di gestione, così come anche la seconda lezione, abbiamo completato il controllo gestione. Poi abbiamo fatto nella lezione 3 il piano marketing, lezione 4 ancora piano marketing. E poi la 5 abbiamo completato piano marketing, abbiamo fatto, in realtà resta un pezzetto da fare che completeremo oggi, e poi abbiamo fatto proprietà intellettuale con gli avvocati. Poi abbiamo fatto nella lezione 6, facciamo la lezione 6 di oggi, completamento piano marketing e piano strategico. Piano strategico è un sinonimo di business plan, piano, quindi piano di attività, piano di affari, piano di sviluppo e continuità aziendale. E poi facciamo nella lezione 7, ecco, questo è l'avviso che voglio darvi, nella lezione 7, che è la prossima, esattamente mercoledì prossimo, tra una settimana, 10 aprile 2024, una lezione sul marketing digitale. In questa lezione consiglio, come poi molti fanno abitualmente, ma insomma consiglio di portare un computer perché ci sarà una lezione di 3 ore, dedicata, perché un'ora invece sarà una testimonianza di Eurocompany, che è una grande azienda molto interessante, oltre alle mie lezioni, ma 3 ore saranno dedicate a una lezione anche molto pratica sul marketing digitale, in cui faremo un ripasso per alcuni, impareremo a fare un sito web sia con dei CMS, con gli strumenti facilitanti, sia anche con il codice, e faremo anche, spiegheremo anche come fare, come studiare la reputazione digitale di un'azienda. Reputazione digitale vuol dire come è vista l'azienda e anche la persona che lavora in azienda sul web. Quindi com'è il curriculum dell'azienda su web? Abbiamo una reportistica, abbiamo, nel senso vi farò vedere una reportistica che io ho creato, ma è di grande buon senso, quindi è un insieme di cose, di metodi che trovate, anche letteratura su web. Ho messo insieme tutti questi in un report che comprende sia SEO, sia la reputazione inteso come recensioni, e sia la partecipazione, i like sui social, tutti i social principali, Instagram, TikTok, LinkedIn, moltissimo. Ecco, tutte queste cose, il posizionamento, in senso come posizionamento, le parole chiave desiderate, quindi per quale parola chiave vuoi essere a livello alto nella tua azienda. Vi faccio un esempio, cioè un'azienda che per esempio ha molto mercato in Germania o in Cina, deve essere presente su internet per quelle parole chiave, in quelle lingue, perché se è presente solo in italiano, vi faremo vedere dei casi reali, vuol dire che ha sbagliato la sua strategia digitale. Qui impareremo queste cose la prossima volta, impareremo però non solo a sentirle, impareremo a farle. Quindi per questo vi consiglio di portare il computer, in modo che chi insegnerà insieme a me dirà: ah,
Questo è come si fa? Fatelo adesso e quindi imparerete ancora meglio, perché poi vi farete un vostro modo, vi metterete sul vostro computer il vostro modo di lavorare e in questo modo sarete pronti poi per fare voi stessi queste cose, quando poi dovrete farle sul lavoro tra un po', tra qualche mese che andrete a lavorare. E quindi ho scritto qui portare PC. Anche chi partecipa da casa potrà comunque partecipare, fare esercitazioni da casa con il suo computer. Poi abbiamo lezione 8 e poi 9 e poi 10 con l'esame finale per chi vorrà. Non sarà tutto esame, la lezione finale sarà in parte esame, in parte lezione sulle ultime cose che dovremo dirci. Quindi oggi abbiamo queste cose, ho scritto qui il programma di oggi anche delle testimonianze perché oltre alle mie lezioni ci saranno, nella lezione 6 avremo alle 9:30 avremo Alessandro F, ecco qui, correggo, ecco, alle 9:30 Alessandro F, che è una persona che ha esperienza, che è qui con me, che ha esperienza in ambito industriale, quindi vi parlerà di innovazione di prodotto. Perché innovazione? Perché abbiamo parlato più volte di innovazione? Perché per il piano di sviluppo delle aziende, delle volte spesso è necessario innovare, cioè non basta quello che fai adesso, anche se l'azienda va bene, spesso non basta dire ma vado bene e continuo a fare quello che già ho sempre fatto perché vado bene. Spesso è necessario comunque cambiare, comunque pensare già a cosa fai di nuovo. E Alessandro è una persona che ci porta questo aspetto, questo argomento dal punto di vista industriale, quindi quale prodotto nuovo fare. Vi farà anche proprio degli esempi reali di prodotti nuovi presso aziende reali della nostra zona. Poi ci sarà la Venenta, che è una cooperativa sociale, perché il nostro argomento sull'economia e sviluppo, sui modelli di mercato delle aziende, si deve calare su casi specifici di tante tipologie. Io mi ho particolare cura, desiderio di portarvi tanti casi, quindi l'azienda grande, come vi ho portato, come vedremo la prossima volta, per esempio il caso Eurocompany e altri casi che abbiamo visto, quindi la multinazionale, e l'azienda più piccola, l'azienda di servizi, l'azienda di produzione, l'azienda anche in ambito sociale. L'ambito sociale è un ambito di crescente interesse anche presso gli studenti. Alcuni di voi più che anni fa andranno a lavorare in ambito sociale. E poi parleremo alle 11:15 di innovazione più complessivamente con un'altra persona che si chiama Carola e alle 12 parleremo invece di innovazione correlata però alle agevolazioni, che sono spesso un motore di innovazione, le agevolazioni. Le agevolazioni vuol dire sostenere, stimolare l'innovazione utilizzando agevolazioni, vuol dire contributi, con l'aiuto di finanziamenti, spesso pubblici, che si chiamano finanza agevolata, ma non solo, possono essere anche finanziamenti di business angels, quindi di soggetti privati che sostengono l'innovazione nelle aziende. E poi avremo, c'è oggi il caso di studio anche? O lo farete la prossima volta? C'è un caso di studio degli studenti, lo farete la prossima volta? So che qualcuno si era candidato già per un'altra volta, chiedo se oggi o se la prossima volta. La prossima volta, d'accordo, lo metteremo la prossima volta. E passiamo allora a completare il piano marketing in pochi minuti perché abbiamo solo l'ultimo pezzo, poi darò la parola al collega Alessandro che vi spiegherà innovazioni di prodotto e processo in ambito industriale, con un taglio industriale. Voi dite, ma pochi di noi hanno competenze industriali, ingegneristiche. Non è comunque un problema, anche le persone che hanno una competenza più umanistica devono comunque imparare a governare, a capire anche gli aspetti più tecnici. Una brava persona, un bravo professionista del mercato, dello sviluppo mercato, spesso lavora anche in produzione, cioè impara dal basso, impara a fare. Mi ricordo una persona, per esempio, che lavora, l'ho conosciuto come responsabile di mercato, un'azienda molto grande, buongiorno, benvenuta, che ha lavorato in un'azienda molto grande e diceva: io ho cominciato facendo l'operaio perché ho voluto vedere, anche se lui non era tutt'altro, ha detto l'operaio, però ho voluto vedere proprio come si lavora in produzione per conoscere bene il prodotto e poterlo quindi raccontare. E quindi per questo vi parlerà Alessandro dell'ambito industriale, che anche se non vi è proprio, a molti di voi non è proprio, però è una bella competenza che potete cominciare a intuire attraverso le parole di Alessandro. Dicevo, oggi alle ore 10, quindi abbiamo la Venenta, che è già arrivata, la direttrice
dell'avvenente con l'ambito, con la testimonianza in ambito sociale. Ora completo la parte della volta scorsa perché, prima di passare la parola ad Alessandro, perché ricordate che eravamo arrivati la volta scorsa dopo la parte di bilancio, quindi le lezioni più economiche, eravamo arrivati a fare complessivamente la descrizione del piano di sviluppo dell'azienda. Ricordate che il piano di sviluppo dell'azienda a cui stiamo tornando adesso c'era l'inquadramento complessivo dei parametri di sviluppo che abbiamo rappresentato in un grafico che abbiamo chiamato il grafico del caffè, che abbiamo studiato nell'ambito della moda, e poi abbiamo descritto i tre panieri, i tre cestini, questa parte in grigio, la parte più di approfondimento economico che abbiamo visto e che in parte è facoltativa, quindi la potranno vedere le persone che vorranno approfondire. Io sono a disposizione per questi, se hanno delle domande, approfondimenti. Ed eravamo arrivati a descrivere i tre cestini del piano sviluppo dell'azienda, che sono i tre contenitori, no? Tre capitoli, che sono il capitolo del marketing di ricerca, poi il capitolo del marketing di sviluppo prodotto, e infine il capitolo del marketing di promozione. Ed eravamo arrivati a quest'ultimo. Ricordate che avevamo fatto i primi due, ci siamo visti 2 settimane fa, abbiamo saltato un mercoledì per la Pasqua e siamo arrivati quindi al terzo, che ora completiamo, e poi passo la parola ai colleghi che vi approfondiranno l'ambito industriale e l'ambito sociale, che sono i primi due interventi di oggi. Ecco, per quanto Sì. riguarda quindi il terzo contenitore, chiedo un po' di attenzione, ho fatto un riepilogo di dove siamo arrivati finora, poi faremo anche qualche domanda su dove. Sugli esercizi fatti a casa, quindi preparatevi anche su questo per tuo piacere di avere qualche vostro intervento in modo che sappiamo se è tutto chiaro. Vi ho dato un po' di compiti facoltativi, ma graditi, in modo che vediamo quanto riuscite a imparare, quanto vi è tutto chiaro ciò che stiamo dicendo. Ecco, vedete che siamo arrivati qua, siete in pari con il materiale didattico. Come al solito, seguiamo passo passo il materiale didattico. Questo per facilitarvi, se poi qualcosa non vi è chiaro, sono comunque a disposizione, anche se le cose che diciamo sono in gran parte scritte qua. Vi ricordate, avevamo detto come al solito la ricetta, avevamo iniziato a scrivere, a dire la ricetta del piano di comunicazione, perché il concetto è i tre contenitori del piano di sviluppo di impresa, che è importante per tutti. Tu dici, io sono un super tecnico, non voglio lavorare sullo sviluppo di impresa, sul mercato. Invece no, anche se tu sei un super tecnico, qualunque competenza tu abbia, il mercato è comunque importantissimo per prenderti cura del mercato. Vedete, anche Alessandro tra poco vi parlerà di prodotti, farà vedere dei disegni CAD, sì, però dopo tutto questo, insieme a tutto questo dovrà anche preoccuparsi, sì, ma questo poi chi lo comprerà? No? Cioè, c'è un problema su questo, quindi bisogna porsi da subito la domanda, per chi lo faccio questo prodotto? A chi interessa, che caratteristiche vuole la persona o l'azienda che comprerà questo prodotto. Quindi ci siamo detti quali sono le priorità di chi compra con questa prima regola che non ripeto, che ho spiegato la volta scorsa. Poi abbiamo detto che c'è una seconda regola che è rimanere nella mente del cliente, e su questo abbiamo detto che c'è un criterio che è quello del PAV. Che è un criterio piuttosto tecnico che poi deriva dalle tecniche di memoria, perché c'è un problema nella promozione di un prodotto, cioè come fai a rimanere nella mente di un cliente, azienda o cliente finale, che sia o persona fisica che sia. Perché tu oggi dai un messaggio, spieghi un prodotto, dici questo prodotto ha queste funzionalità, ti porta questi benefici, però lui può darsi che abbia bisogno di quel prodotto tra 6 mesi, tra un anno, forse più. Ci sono dei prodotti che potrebbero servire in modo anche molto indiretto, che non è lui che compra, ma è un altro suo collega, un suo parente, qualcun altro che compra. Può darsi anche tra un anno, tra 2 anni o più tempo ancora. Quindi bisogna che il tuo messaggio rimanga nella mente della persona. Siccome abbiamo tantissimi messaggi e tanta distrazione, anche giustificata, perché abbiamo tante cose da ascoltare e quindi molte cose entrano ed escono dalla nostra mente con grande rapidità, uno dei problemi principali di chi fa promozione è rimanere, di chi dà un messaggio su un prodotto, su un servizio, rimanere nella mente della persona. Come fai a rimanere nella mente della persona? Ci sono alcuni metodi, io consiglio, perché è un metodo tecnico, concreto, oggettivo e molto utile, di utilizzare il PAV. PAV è una tecnica di memoria, potete usarla anche come tecnica di memoria, anche per ricordarvi le cose, proprio semplicemente, che è un acronimo che significa paradosso azione livido, funziona molto bene. Significa
queste tre paroline, queste acronimo, queste tre parole, paradosso, azione, individuo, ci stanno a significare questo, cioè collega il concetto che vuoi ricordarti a qualcosa di paradossale, a qualcosa che è in azione, a qualcosa di vivido. Faccio un esempio pratico, l'ho vissuto realmente come persona fisica, ero in bicicletta di corsa, dovevo andare a prendere un treno e dovevo ricordarmi di prendere, arrivato qua a casa, di prendere alla sera. Avrei dovuto ricordarmi di prendere con me un documento perché quel giorno dopo quel documento era importantissimo, se no, se avessi fatto poi il giorno dopo senza quel documento della borsa avrei mancato, non sarei riuscito a fare quello che dovevo fare. Allora come fai? Sei lì, perché dico in bicicletta? Perché non puoi fermarti a prendere un appunto, sei lì di corsa, quindi devi trovare un modo per fissarti nella mente, caso reale, no? Delle volte sei sotto la doccia, ti passa in mente una cosa. Come capita al nostro cliente, ti passa in mente una cosa, devi dire questa cosa, devo assolutamente ricordarmela. È la stessa cosa che capita a un tuo cliente, quando potenziale o anche attuale, quando tu vuoi dargli un messaggio e dici, deve ricordarsela questa cosa qui, non solo adesso, ma anche tra 6 mesi, anche tra un anno, deve ricordarsi di comunicarla a qualcun altro. Come fai allora? Non puoi fermarti a prendere un appunto, anche perché nessuno lo fa, cioè è raro che uno si fermi a prendere un appunto. Io in quel caso non potevo perché avevo fretta, stavo perdendo il treno, dovevo correre, ma spesso non c'è anche la pazienza di adesso mi scrivo una nota sul fatto che poi se tra 6 mesi avrò quel prodotto compro quello. Non è così che funziona. Devi dare un messaggio che rimane dentro la mente di quella persona anche un po' indipendentemente dalla sua volontà. Come ho fatto a collegare questo concetto di ricordati di prendere un documento stasera a qualcosa di paradossale, qualcosa di azione, qualcosa di vivido? Paradossale, vuol dire che difficilmente ci ricordiamo qualcosa di banale. Molto interessante, io ho fatto tanti studi tecnici, ma anche per questo apprezzo, nonostante questo, in qualche modo apprezzo molto questi concetti, che poi hanno una base molto tecnica, scientifica, oggettiva. Ci sono dei libri bellissimi su queste cose, che spiegano perché, per esempio, la persona, anche se è strano, si ricorda più facilmente delle cose strane invece che delle cose schematiche. Se tu, per esempio, vuoi ricordarti una persona, se tu la schematizzi con un tondino per la testa e gli stecchini per le braccia, le gambe e il corpo, è più difficile che se te la ricordi, che te la ricordi, invece che se la rappresenti con delle caratteristiche paradossali, per esempio con un nasone, con una forma strana, perché ti rimane più in mente se è paradossale. Allora, torniamo all'esempio della bicicletta, perché dico questo? Perché quando tu dai un messaggio di promozione, spieghi la tua funzione, se la spieghi in modo molto asciutto, che tu dici, beh, schematico, gli dico il minimo indispensabile, lo facilito, invece no, cioè lo faciliti sì, però mettici qualcosa anche di paradossale, di azione, di vivido, perché lo faciliti nel ricordarsi quella cosa lì. Per esempio, nel mio caso, io devo ricordarmi di prendere un oggetto, un documento. Allora, mi sono fatto dentro la mia mente un film. Film, ecco, passiamo già alla seconda cosa che è l'azione. Un film è qualcosa di azione. Mi sono rappresentato, mi sono immaginato, mentre lui che pedalavo forsennatamente per non perdere il treno, mi sono immaginato io che arrivo a casa e prendo, faccio, arrivo a casa, quindi una scena in movimento, un'azione. Arrivo a casa, vado nella stanza in cui ho i documenti, quindi una cosa, una scena in azione, prendo questo documento e paradossalmente questo documento diventa piccolissimo, un granello di polvere. E quindi me lo prendo in mano e diventa piccolissimo. Allora io mi agito, mi preoccupo, e quindi c'è un aspetto vivido, emozionante, che dico: ma adesso come facciamo? Che se lo metto nella borsa poi non lo trovo più, no? Sembra assurdo, ma invece è un modo, ti rimane in mente se tu fai così. Oppure al contrario, ti diventa enorme questo documento, allora ti arrabbi, dici: ma devo piegarlo 100 volte per riuscire a mettere nella borsa. E sei lì che salti, ti immagini la scena, tu che salti sulla valigia un sacco di volte per riuscire a infilare questo documento dentro la valigia. Dici: ma perché questi strani isolamenti? Perché servono per ricordarti. Se tu ti fai una scena dentro di te, o la rappresenti al tuo cliente, è più facile che si ricordi. Cose strane no, se ci pensiamo, molta pubblicità è un film, cioè se guardi anche gli spot in TV, gli spot su internet, sono spesso dei film e spesso hanno qualcosa di paradossale, c'è lui che diventa Dracula, c'è tante cose, no? Sono delle scenette, sono dei piccoli film molto studiati che spesso hanno delle cose paradossali, delle volte il paradosso è l'ironia, anche questa forma di paradosso, c'è spesso un film, una storia, quindi un'azione, c'è spesso qualcosa di emozionante. Vedi il mulino bianco, tante altre cose che ti ricordi, i sentimenti, la famiglia. I sentimenti sappiamo che sono di vario tipo, sono positivi e negativi, sappiamo che i più forti sono quelli negativi, quelli che danno emozioni più forti,
quindi che smuovono più le persone, la paura, la rabbia, la tristezza, però hanno una controindicazione, cioè che delle volte tendono ad essere rimossi, quindi non devi esagerare, devi calibrare bene, perché se lasci con un'emozione negativa ci può essere un effetto di rimozione. Ma qui non voglio sfociare in aspetti psicologici, che ciascuno poi ha le sue competenze, però voglio solo darvi una ricetta pratica, che è questa, cioè nei vostri messaggi di comunicazione metteteci qualcosa di PAV, cioè oltre a spiegare concretamente, metteteci un aspetto paradossale, un aspetto di azione, di film, di storia, e un aspetto di... Per esempio, quando devi spiegare un prodotto, o raccontare un'azienda, presentare la tua azienda, puoi farlo dicendo adesso vi racconto una storia. Se tu dici adesso vi racconto una storia, vedrai che le persone si attivano, sono molto più attente. Se cominci così e poi racconti la storia della tua azienda, ci metti una storia che abbia qualcosa anche di emozionale, quante cose hanno un aspetto emozionale? Ricordo una persona, un direttore vendite di un'azienda di pompe meccaniche, caso reale, quindi un gran tecnico, che lui mi diceva a fine incontro, abbiamo mangiato insieme, siamo stati mangiare insieme, e lui mi diceva: guarda, io mi sono dato delle regole. E lui era molto bravo, un grandissimo professionista, un gran tecnico, ma anche un grandissimo professionista del presentare la sua azienda. E lui diceva: se io in una presentazione non strappo emozioni, addirittura il mio obiettivo è fare piangere persone, vuol dire che non sono stato abbastanza bravo. Poi ho pompe meccaniche, non è che facesse cose per i bambini orfani. E lui ci riusciva quasi sempre, perché ci metteva dentro un po' di ingredienti sulla storia, veramente emozionanti. Della sua azienda. È chiaro, questo è un pezzo della tua competenza che devi avere per bilanciare tutto il resto. Abbiamo parlato di numeri, di bilancio, controllo gestione, di tante altre cose. Il pezzo è questo, perché se tu fai una bellissima ricerca mercato, un bellissimo prodotto, tutte le case di tutte, ma non lo sai presentare, non sai rimanere nella mente delle persone, tutto quello che hai fatto poi ha un buco, cade nel fatto che poi nessuno ti viene a cercare. Per completare questa lista, ecco, in questa ricetta della presentazione del prodotto, questa parte che è un po' più leggera, un po' più facile, ma non meno importante del nostro corso, che è la parte appunto di presentazione, ci mettiamo in questa ricetta anche questo punto, che presenta, usa il fundraising come leva commerciale. E avremo una testimonianza su questo, i finanziamenti, le agevolazioni come leva commerciale, cioè per facilitare i tuoi clienti. Capito? Una cosa è dire a un tuo cliente: questo prodotto o servizio costa 100.000 euro. Un conto è dire: costa 100.000 euro, però lo puoi agevolare in questo modo, quindi il costo netto è 30.000, molto più facile. Come si fa? Poi ve lo spiegherà Alessandro, un altro Alessandro che si chiama Alessandro R, più tardi. E poi c'è un'altra leva. E che è un altro un bellissimo servizio che potete dare. Chi di voi vorrà fare un'agenzia di mercato, di sviluppo mercato, di comunicazione, potrà considerare anche questo, di fare il CRM. CRM l'abbiamo già incontrato, questo acronimo. Ricordate che CRM l'abbiamo definito come Customer Relationship Management, cioè gestione della relazione con il cliente. Maledettamente lo stesso identico acronimo ha anche un altro significato, che però è un'altra cosa, quindi casualmente lo stesso acronimo, ma un altro significato, che è questo che vedete qui scritto. Si legge abbastanza grande, riuscite a leggere? Ecco, che cosa è il marketing? Quindi marketing collegato a una causa sociale. Per esempio, IKEA IKEA sostiene e dà l'arredamento all'ospedale pediatrico Meyer. Telecom che ti dice: per ogni SMS che mandi, campagna di molti anni fa, quando gli SMS erano molto usati, per ogni SMS che mandi, Telecom donerà 1 euro alla ricerca sulle malattie rare. Ho avuto questo ruolo a Sant'Orsola tanti anni fa, cioè di gestire i loro progetti sociali e fare fundraising sui loro progetti sociali. È un ruolo difficile e anche molto tecnico in realtà. Per esempio, ho scoperto alcune regole che qui trovate. Per esempio, una regola che qui trovate scritta è questa, cioè la promozione deve essere collegata all'oggetto dell'azienda, cioè cosa vuol dire? Per esempio, io dovevo trovare dei finanziatori che finanziassero l'ascensore nel padiglione nuovo per i trapiantati del Sant'Orsola, cioè c'era un edificio nuovo che stavano costruendo in quegli anni a Sant'Orsola.
che è un edificio semi-alberghiero, cioè un po' ospedale, un po' albergo, che si dia per le persone che devono fare dentro e fuori l'ospedale un sacco di volte, quindi vicino all'ospedale, ma non proprio ospedale, vicino, quasi un ospedale. E c'era bisogno di soldi, eravamo arrivati però a un sacco di finanziamenti, mancava l'ascensore. Allora, in concreto, è più facile trovare un finanziamento per l'ascensore da un'azienda di ascensori invece che da un'azienda, quindi come IKEA, che finanzia l'arredamento per il Meyer, invece che un'azienda che vende prosciutti che ti dà dei soldi per l'ascensore. È chiaro, quindi una delle regole è che l'azienda deve fare delle cose attinenti, perché invece in origine, anni fa, si faceva che tu, per esempio, un'altra cosa che abbiamo fatto, rifai il giardino del Sant'Orso per renderlo più accogliente e ti fai finanziare da chiunque, da uno che fa prosciutti e poi ci metti la targa, questo giardino è stato fatto, è stato realizzato grazie al contributo dell'azienda Prosciutti S.p.A. È più difficile, meno efficace, anche dal punto di vista dell'azienda che sostiene questo, invece è il giardino fatto dall'azienda che fa giardini, che dice perché questo? Perché in quel modo fai vedere anche la competenza, fai vedere anche l'utilità del tuo prodotto, del tuo servizio. Qui ci sono altre regole che trovi qui in questo capitoletto. E poi un'altra regola della nostra ricetta di comunicazione e promozione è questa, cioè usa il sondaggio, serve il sondaggio per raccogliere i bisogni del cliente, cioè i sondaggi sono molto interessanti. Ho fatto una lezione di questo tipo anni fa con IMA, con Daniele Vacchi, che è il direttore strategico della IMA, e lui diceva: IMA ha 65.000 clienti nel mondo, più del 90% sparsi nel mondo, e lui ha chiesto ai nostri studenti: ma secondo voi come facciamo noi a fare marketing? Ma con un taglio particolare, cioè prenderci cura dei clienti, perché fare marketing non vuol dire prendersi cura del cliente, non soltanto dare un messaggio, perché il marketing non è solo ti dico che sono il più bravo, anzi non è quasi mai così, cioè stiamo capendo tutte queste regole, no? Non è autolodarsi, che anzi spesso è inefficace, anche sgradevole. Invece tutte queste cose molto pratiche che stiamo dicendo, e lui diceva: come facciamo a prenderci cura del rapporto con i clienti? È chiaro che sono tantissimi sparsi nel mondo, come diavolo facciamo ad essere efficaci su così tanti clienti, ad essere anche bravi nel dare un nostro messaggio, anche proprio entrare in contatto con i clienti. E lui diceva: dobbiamo, per quanto possibile, contattarli, avere un rapporto uno a uno. Come si fa? Allora lui diceva: proprio facciamo così, cioè usiamo i sondaggi, cioè i questionari, cioè chiediamo al cliente: cosa pensi di noi? Cosa pensi del servizio? Non ce l'hai tipo? Vabbè, ti dico lo stesso, ti chiedo lo stesso. Cosa pensi di un servizio fatto così, di un prodotto fatto così? Prima ancora che tu lo sperimenti. Se l'hai sperimentato, cosa pensi del servizio, del prodotto che ti abbiamo dato? Perché questo? Questo per un sacco di motivi, anche perché, qui c'è la seconda regola della IMA, che è una regola anche generalizzabile in moltissimi casi, perché il questionario, cioè il sondaggio, ciò cioè di cui stiamo parlando in questo punto, stimola il passaparola, word mouth, il passaparola. Word mouth è la parola internazionale che significa passaparola. Perché? Per cosa c'entra il questionario col passaparola? C'entra perché tu, che vieni intervistato, cioè cosa pensi tu di questo prodotto servizio, hai più facilità nel tenere in mente il tuo pensiero, quindi anche nel tenere in mente quel prodotto servizio, quel fornitore. Quindi quando tu poi vai a parlare con qualcuno che può avere a che fare con quel prodotto servizio, ti è più facile che tu ne parli, perché ti sei concentrato tu stesso nel dire la tua opinione su quello. Quindi è più facile che tu sia portato a fare passaparola. E siccome IMA, come tanti, tanti di noi in realtà, per quanto pochi sono grandi come la IMA, che è un'azienda grandissima, però tanti di noi hanno grandi difficoltà nell'avere interazione con tutti i clienti, perché sono tantissimi clienti, anche un'azienda. Per esempio, l'azienda in cui lavorano alcune persone che parlano stamattina, me compreso, un'azienda di una cinquantina di persone, abbiamo più di 4.000 clienti, 4.700 circa, di cui circa metà attivi. Ma è un macello, cioè non puoi avere rapporti costantemente con più di 4.000 clienti in 50 persone. Come si fa? È molto difficile. Allora, usare questionari e favorire il passaparola è un grandissimo accorgimento, molto utile. Devi però governarlo, questo riattivarlo, stimolarlo, riuscire a generarlo, se così.
lo fai con il questionario, lo fai con il passaparola. Tu dici, ma quanti problemi ti metti? Perché non è più facile fare un bel cartellone per strada e dici, guarda quanto siamo bravi. No, non è più facile. Cioè, è più facile, sì, ma è meno efficace, ovviamente. Però se ci pensi un po', pensi a questo ragionamento che stiamo facendo, capisci la differenza. È più strano, più complesso, più difficile riuscire a fare strategie così, ma molto più efficace. Può essere anche meno costoso, perché è più mirato, perché poi la tendenza, il concetto qual è? Che si va verso un rapporto uno a uno con il cliente, invece che un rapporto con il cosiddetto broadband, cioè sparo un messaggio all'ampio spettro, poi chi lo sente, a tutti affari suoi, cioè uno diverso dall'altro, ma io do un messaggio uguale a tutti. Non funziona, funzionava una volta, adesso è molto più mirato il mercato e la differenza tra le persone. Devi... Un altro concetto che vediamo dietro tante di queste parole, stiamo dicendo queste regole, è rendere attivo il cliente, quindi non soltanto lui tu che parli e lui è passivo, ma invece dai un messaggio che stimola che il cliente sia attivo, che lui dentro la sua mente elabori, che si ricordi, che comunichi, che faccia passaparola. È chiaro quali sono i concetti che sono dietro queste parole, queste regole che stiamo dicendo. Qui c'è un esempio di questionario che ora non leggiamo, però vi esorto a leggere. È in inglese, come molte cose che studiamo con materiale didattico, è in inglese perché poi molte cose sono internazionali, anche per molti clienti che avete, che avrete nelle aziende, sono spesso di varie lingue. E quindi vi facilita averlo internazionale. È un po' strano, cioè non ti dice soltanto ti è piaciuto il mio prodotto, dammi un voto da 1 a 10, perché è una cosa un po' stupida, cioè anche sterile, perché molti sappiamo che danno, ne risponde ai questionari, danno via di mezzo, cioè dicono 5, perché così non si sbilanciano, fanno prima, storgono il pensiero. E quindi ci sono molte più idee qui dentro, leggetelo. Non è difficile, però ci sono non è difficile leggerlo, capirlo, è difficile generarlo, quindi approfittatene, prendetelo perché vi può essere utile. Avvisatemi da casa se mi sentite bene, sento, mi sembra tutto a posto, però datemi un segnale se senti, sento un lieve rimbombo, ma avvisatemi, guardo la chat, mi pare che non ci sono messaggi di segnalazione tecnici, quindi dovrebbe funzionare tutto bene. Ecco, qui c'è un esercizio che è fare un questionario di valutazione, che già vi darò, ve lo scrivo già negli esercizi per la prossima volta, lo scriviamo qui in alto, gli esercizi per la prossima volta. Questi sono esercizi dopo la prossima lezione, lo scrivo qua, apro, ho raddoppiato la scheda, così lo vediamo qui. 11, scrivi, come al solito facoltativi, ma consigliati per imparare meglio in questionario di soddisfazione. Sulla base dell'esempio che trovi in questo materiale didattico. Torniamo qua, quasi finito, e sto per passare la parola ai colleghi. Ecco, un'altra regola del terzo capitolo del piano marketing, del piano sviluppo aziendale, è creare alleanze. Alleanze, per esempio, con marketing, lo puoi fare in tanti modi, è importantissimo questo, capito? Tu vendi scarpe, fai un'alleanza con chi vende lacci. Per esempio, un caso reale che vi dico: io ho lavorato in un'azienda dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, che ospitava uno startup di biologi bravissimi che facevano ricerca sulle drosofile. Le drosofile sono moscerini. Vi dico il caso con un po' di dettaglio perché è bello anche avere esempi reali con tutti i dettagli, con qualche dettaglio. Moscerini della frutta. Uno dice cosa me ne frega dei vari moscerini della frutta. I moscerini della frutta in realtà sono molto utili perché io lavoravo a quel tempo all'università CNR e mi affidavano delle aziende molto tecnologiche da assistere nella fase di sviluppo. I moscerini della frutta sono molto utili perché, sorprendentemente, hanno una grande somiglianza col DNA umano. E quindi per alcuni aspetti, specificamente per i farmaci teratogeni, cioè quelli che fanno male alle donne in gravidanza, sono molto significativi. Cioè tu, capito, somministri un farmaco potenzialmente teratogeno a un moscerino e vedi l'effetto che fa al fine dei possibili danni al feto. Non lo so fare, però so che è così. Ecco, io dovevo, non so fare questo aspetto tecnico che sappiamo fare questi super biologi. Questi la gente... Della gente che Sheldon Cooper in confronto era una persona normale, capito? Cioè, perché dico questo? Perché erano persone completamente incompetenti rispetto al mercato, persone bravissime come biologi,
cioè questi facevano, prendevano un moscerino e gli modificavano il DNA, cioè lo mettevano sotto un microscopio, gli infilavano, adesso non vi dico dove, sembra quasi scurino, ma in realtà veramente così, capito? Prendevano un moscerino, mettevano sotto un microscopio, gli infilavano una puntura in qualche cosa, capito? Lo modificavano e veniva fuori un moscerino specifico per quel centro di ricerca medica che serviva per fare ricerche molto specifiche sui parassiti teratoidi. E lo spedivano in giro per il mondo. Super bravi, il mercato pochissimo, poco, vendevano pochissimo. Perché c'erano un sacco di problemi anche a spedire questi moscerini, se spediti vivi, arrivavano in gran parte morti, poi non riuscivano a contattare i centri di ricerca medici, che sono pochi, in Italia sono pochissimi, in Francia invece ce ne sono 100. Quindi abbiamo pensato, dobbiamo arrivare bene al mercato francese. Come facciamo ad arrivare al mercato francese? Come avreste fatto voi arrivare al mercato francese? Poi vi dico perché, cosa c'entra con le alleanze. Cioè tu immagini, sei un biologo super tecnico. Dedichi il tuo tempo a stare dentro un laboratorio dell'Università di Ferrara, super specializzato, sei lì che fai le tue modifiche al DNA dei moscerini. C'era uno che dico una battuta mentre ci pensate, che però è una battuta vera, che lui faceva molto spesso, facevano anche in fase collaudo dei moscerini, cioè li testavano sui parabrezza automobili, in realtà c'erano collaudi molto più specifici. Però come fai tu ad arrivare al mercato francese? Difficile, capito? Tu sei uno che abituato a stare molto specifico lì, un lavoro molto tecnico, cosa fai? Vai con la valigetta nei centri medici che non ti conosce nessuno? Abbiamo fatto un'alleanza, abbiamo fatto una partnership. Con chi abbiamo fatto una partnership? Con un'azienda che vendeva già ai centri medici, un'azienda francese che vendeva ai centri medici attrezzature per laboratori di ricerca. E abbiamo detto a questi: già che tu devi andare presso il centro di ricerca medica a vendere queste, a vendere i tuoi prodotti, provette, un sacco di altre cose, metti nel tuo catalogo anche i moscerini. Non ti costa niente, anche le drosofile, non ti costa niente, perché tu comunque devi andarci. Anzi, già che vai a vendere le provette, dici: guarda, ti vendo anche questo. Il venditore di quell'azienda guadagna un pochino di più. Non è che fa più viaggi, più fatica, è giusto? È stato eccezionale, cioè noi pochissima fatica, chiaro che c'è un costo, cioè è chiaro che una parte di ciò che guadagni devi darlo a questi qua, ma meglio guadagnare qualcosa che niente, perché se no non vendevamo niente, perché in Italia sono 30 centri medici, in gran parte in base a aziende americane, per noi la Francia è un mercato importantissimo, eravamo a zero. Con questa alleanza, pochissima fatica, siamo riusciti in pochi mesi ad essere conosciuti in tutti i centri di ricerca medici. Qualità molto alta di questi moscerini, grandissima possibilità di targetizzazione, quindi di customizzazione dei moscerini, grande apprezzamento. Avevamo solo bisogno di qualcuno che ci portasse. Se invece avessimo fatto che uno di questi biologi, incompetente relazionalmente, andava presso questi centri, veniva un macello perché non conosceva bene la lingua francese, i francesi parlano poco inglese, perché no, da che parte entri in un centro di ricerca medico, spesso universitari, aziende molto complesse. Quindi abbiamo usato questa alleanza. Le alleanze sono fondamentali per riuscire a sviluppare il mercato. Non puoi disinteressarti su queste cose. Fare un marketing senza considerare, per esempio, le alleanze è una cosa sbagliata, oggettivamente sbagliata. Ti può andare fatta bene, ma in un mercato complesso come oggi invece perdi una grossa opportunità. Poi altre ultime cose, un'altra buona cosa. Per lo sviluppo, per promuovere un mercato, un prodotto, un servizio, è fare il tavolo dei VIP, quindi lo puoi chiamare il comitato scientifico, in questo modo hai un vestito, un'autorevolezza, una benedizione da persone autorevoli che ti creano spesso anche dei contatti. Un altro metodo di promozione in questa ricetta, sto agendo per ricetta, sto facendo un elenco per ricetta sintetica, è consentire di testare il tuo prodotto. Un'altra regola è progettare progettare la fedeltà, la fidelizzazione fin dall'inizio del prodotto, cioè fin da quando pensi il prodotto, già pensi: ma come faccio a fidelizzare il cliente? Per esempio, invece che vendergli, fare un piano di un canone di utilizzo invece che di cessione, che comprende la manutenzione, comprende tutto ciò che serve per riuscire a gestire quel prodotto o servizio. E un altro metodo è usare i clienti amici, ne abbiamo già parlato, i clienti amici lo inventò Omnitel, oggi Vodafone, che disse ai suoi clienti: oggi esiste, a quel tempo esisteva TAX, GSM era all'inizio, era inaffidabile, disse: però tu, cliente amico, sopporta i miei difetti su GSM, che è una tecnologia innovativa, ti faccio pagare un po' meno, sei un mio amico, un mio alleato nel sviluppare questa nuova tecnologia, hai l'orgoglio di essere tra i primi.
hai anche il beneficio di pagare un po' meno, insieme sviluppiamo questa cosa. Quindi il concetto di cliente amico, che è colui che ti accompagna allo sviluppo, è un concetto molto importante, molto utile nello sviluppare nuovi mercati. Marketing virale, passaparola che abbiamo già citato, che spesso è stimolato, accompagnato dai questionari di soddisfazione. E poi la promozione, questo ricordi anche questo, la promozione verso i rivenditori, cioè tutta la filiera deve essere gestita. Vi ricordate la scopa Pippo? Cioè ci sono dei mercati in cui c'è un nodo della filiera di vendita, della catena di vendita, che è dominante. Per esempio, quando vendi alla GDO, vendi attraverso la GDO, la grande distribuzione, Coop, Esselunga, spesso la grande distribuzione comanda. Quindi sono loro a decidere cosa vendono, a chi lo vendono, a quale prezzo. Tu come fornitore sei il loro schiavo, sei il loro succube. Però tu puoi comunque fare qualcosa. Ricordati Pippo, tutta un'altra scopa. Pippo fece una promozione non verso la GDO, ma fece una promozione verso il cliente finale, in modo che la persona che va a comprare la scopa alla Coop dice alla Coop: io voglio Pippo, tu non ce l'hai, procuratelo, se no vado in un altro supermercato a comprare la scopa Pippo. C'è una cosa strana, tu dici: ma tanto è la GDO che comanda, devo parlare con la Coop, cosa mi interessa parlare con chi va a comprare la scopa, che tanto non potete. Sì, però se tu ti prendi cura di tutta la filiera, puoi anche incidere almeno in parte verso tutta la filiera, perché poi alla fine è quello che compra l'anello finale, no? Il punto finale che sceglie proprio la scelta, quindi gli altri devono poi in qualche modo tenere conto, almeno in parte, di ciò che decide, che chiede il cliente finale. Un altro punto qui è la vetrinizzazione, questo è molto interessante, lo inventò Volkswagen molti anni fa con la fabbrica in vetrina, cioè ti fa vedere, fecero una promozione sul fatto che tu potevi vedere la tua automobile che veniva costruita. Le persone appassionate di automobili hanno apprezzato molto questo. Questo fa parte anche di un concetto che è la trasparenza, l'onestà nel promuovere un servizio. Cioè, no, che diversamente negli anni 80, quando c'era molta ricchezza, negli anni 80, quindi si faceva più la sparavi grossa, più mandavi un messaggio anche un po' vago, un po' fuffoso, no? Più anche c'erano degli slogan che non si capiva bene cosa significavano. Ricordo per esempio un'azienda importante che faceva uno slogan che era il sottotitolo, il payoff era Oltre le nuvole, che dici: ma cosa vuol dire? Cioè, cosa? Era solo per colpire, per dare una idea di altissimo livello. Vago, sì, ma invece oggi c'è voglia di più concretezza per tanti motivi, anche un po' di oscillazioni di mercato, qualche periodo di crisi, di preoccupazione. Quindi uno dice: sì, ma in concreto cosa mi dai? Fammi vedere la tua onestà, la tua chiarezza su cosa mi stai dando. La vetrinizzazione, quindi mettere in vetrina, spiegare, formare, sono concetti che aiutano tanto. Quindi non solo ti dico il mio prodotto è bello, ma te lo dimostro, ti faccio vedere, ti faccio entrare dentro. E ti trasformo un po' nel mio collega, ti formo, ti metto in vetrina anche il mio processo produttivo. Dici che è strano, come faccio? Qui sta la bravura di una persona che è responsabile di sviluppo mercato. Tenete a mente questi concetti, poi provate a applicarli nel vostro caso specifico. Non so se riuscite a immaginarvi in un caso vostro, cioè un'azienda che vi interessa. E vi chiedete: ma come faccio io a trasformare il mio cliente potenziale, o anche il mio cliente attuale, in un mio collega a cui spiego come funziona il mio prodotto, il mio servizio e la mia azienda? Gliela faccio vedere, lo faccio entrare come se entrasse dentro. Lo rendo anche trasparente, rendo trasparente l'azienda, quindi do anche un segnale di onestà, di chiarezza, di capito? Gli dico: guarda, non ho niente da scuola, ti metto in vetrina ciò che faccio. E la carta fedeltà, il gruppo. E per esempio il porto un amico, che è un concetto che in molti casi è applicato. E anche questa è una cosa un po' strana, poi è chiaro che qui stiamo sforando negli esempi, che sono importantissimi, quindi esempi vuol dire che sono applicabili in certi contesti, per esempio in America graffiti, portici, catene, che probabilmente conoscete, qui abbiamo gestito io insieme ad altri colleghi l'avvio dell'azienda, portici, America graffiti per esempio sapete che è partita da un distributore di benzina, è arrivata a 60 punti di vendita, è stata venduta per, mi sembra, 34 milioni di euro, è diventata poi un'azienda multinazionale, American Graffiti, che è una sorta di McDonald's targetizzato sui prodotti americani, in qualità medio-alta, e lì abbiamo inventato questo concetto che è la carriera del cliente. Cioè tu entri come cliente qualsiasi che va lì a comprare un panino, un hamburger, e un po' per volta diventi, fai carriera, cioè fai carriera vuol dire che da cliente qualsiasi diventi amico. Poi diventi potenziale partner, poi diventi partner, poi diventi owner, cioè proprietario, vuol dire prendi una parte di quote.
abbiamo fatto quote in aziende molto difficili, abbiamo inventato un sistema che fai un'associazione di clienti amici, e poi diventi direttore di un ristorante, cioè ti apri il tuo, perché è un franchising, ti apri il tuo punto vendita, mai capito? Capito cosa vuol dire carriera di un cliente? Dici, ma che cose contorte, ma perché devo capire questa cosa? Sì, perché in questo modo il tuo cliente diventa attivo, non è più soltanto passivo, dici guarda quanto è bello il mio panino, buono, mangia, non è solo questo è banale. Invece è molto meglio se tu dici, guarda, tu sei un cliente qualsiasi, domani vieni qui con i tuoi amici e diventi un cliente amico, dopodomani diventi un espertone, poi diventi un potenziale partner, poi dopo che hai comprato tot panini, che hai portato amici, diventi un partner, poi diventi un socio, poi accedere a un percorso di direttore di un ristorante, diventa il tuo lavoro. Questo abbiamo fatto, è stato di grande successo, abbiamo fatto soprattutto in un periodo in cui c'era poco lavoro, adesso ce n'è molto, ma non è detto che sia sempre molto il lavoro. Non è detto che sia sempre così. Era un periodo in cui le persone erano preoccupate di non avere lavoro. Abbiamo colto questo bisogno. Cioè, il bisogno delle persone non era soltanto un panino, ma era anche trovare lavoro. Allora, dici, ma che stranezza, ma vai in un posto, tu che vendi panini, risolvi un bisogno che è trovare lavoro. Sì, abbiamo fatto anche questo. È stato molto efficace perché abbiamo colto che c'era questa parte di mercato qui. E per noi era molto buono perché avevamo bisogno di aprire poi il desiderio di aprire tanti punti vendita con una certa rapidità per clienti anche affezionati, esperti di quel mercato. Quindi funzionava in questo modo. Un altro punto è invento un prodotto customizzato, spesso insieme al cliente che ti suggerisce questo, e scegli un canale di vendita, di promozione. Ci sono una lista di canali di promozione, qui ne trovate una lista. Capito? Non è detto che tu per un canale, tu sei un affezionato dei cartelloni pubblicitari per strada, sei un affezionato dei banner, dici io questa cosa la provo su banner, provo facendo SEO. Non è detto. Se fate una lista completa di tutti i canali di promozione, sono per esempio aziende che biecamente, cioè in maniera un po' bovina, in maniera un po' ripetitiva, fanno promozione usando il telefono. Oggi funziona pochissimo, quindi fatti una lista di tutti i modi per promuovere i tuoi prodotti. Mettici anche delle cose un po' strane, tipo il questionario, il passaparola, le alleanze, per esempio. Il caso, se noi avessimo fatto in quell'azienda di biologi, telefonate senza i medici, ma avremmo fatto pochissimo successo, perché telefoni, sono un capo francese, con chi mi passa per cortesia, chi ti vuole? Invece quello è stato un canale di promozione molto personalizzato e molto efficace, quindi fatti una lista di tutti i canali di promozione e scegli in maniera laica, cioè senza pregiudizi, scegli quelli che possono essere più efficaci. E infine, l'ultima regola di questa ricetta per la promozione è usa il web marketing. Usa il web marketing. Il web marketing è un ottimo strumento di promozione perché facendo SEO e tutto il resto che vedremo la prossima volta nel nostro incontro tecnico sul digitale, in quel modo riesce ad arrivare anche specificamente, anche in modo targetizzato, mirato, col marketing diretto sulle persone interessate, anche sui tuoi clienti attuali che possono comprare ulteriormente i tuoi prodotti e servizi. Ecco, abbiamo fatto questa cosa molto specifica oggi, cioè abbiamo completato il piano marketing per la parte che più si avvicina alla promozione e poi anche alla vendita, di cui daremo cenno nelle prossime ore. Ora però passiamo la parola a cascare, insomma, a seguire, cioè uno dietro l'altro, ad Alessandro. Chi ha più fretta? Perché Alessandro è qui tutta la mattina. Se hai più fretta possiamo invertire. Va bene prima Alessandro? Allora facciamo Alessandro che ci darà un punto di vista industriale. È bello anche avere tanti punti di vista, cioè una persona come Alessandro che è un industriale, una persona che ha grandi competenze tecniche, ingegneristiche, meccaniche, industriali, una persona chiara che ha grandi competenze economiche, che ha dedicato un aspetto specifico che è sociale, che è importantissimo. Anch'io, per esempio, ho competenze principalmente ingegneristiche, ma anch'io ho una gran parte di attività in sociale, e non è un caso, no, che persone tecniche come noi hanno fatto questo tipo di scelta. La parola ad Alessandro. No, vieni qui, ti metto su la tua presentazione che mi hai mandato ieri, che ho salvato qui nelle mie speciali, così te la trovi qua sul computer, qua. Allora, diciamo che io oggi principalmente porto dei case studies che sono interessanti per capire come un piano strategico, ovviamente può essere visto da molti punti di vista, e uno di questi punti di vista è il prodotto che poi è naturalmente intersecato con il processo. E si può dire anche il contrario, cioè il processo che in qualche modo poi va a determinare anche la possibilità di prodotti che noi possiamo realizzare, nel senso che se siamo una torneria difficilmente decideremo di fare dei prodotti in legno, come se siamo una falegnameria difficilmente decideremo di produrre viti. Gli esempi quindi
sono principalmente basati questi case studies su un concetto, che è quello di non farsi, non sedersi sulla propria tradizione, o comunque su quello che si è fatto nell'ultimo periodo, negli ultimi 20 o 30 anni, perché quello che noi spesso riscontriamo nelle aziende, e sicuramente lo riscontrerete anche voi quando inizierete ad approcciare il mondo del lavoro, è che la prima risposta che vi viene data è: abbiamo sempre fatto così. Sì, ma non è detto che questo sia giusto, soprattutto in un momento in cui il mercato è dettato da molte oscillazioni e soprattutto non è più statico come una volta, anche perché siamo più aperti a mercati internazionali, quindi basti pensare al settore metalmeccanico in Emilia-Romagna, quanto sta soffrendo anche la competizione di mercato emergente come l'India e la Cina. Quindi se non si è reattivi si rischia poi di essere in difficoltà. Sono partito volontariamente da due esempi di lavorazioni, per così dire, povere, cioè lavorazioni che normalmente, che sono il taglio e la tornitura di pezzi in metallo. Sono viste come lavorazioni povere perché ovviamente difficilmente per loro natura queste aziende riescono ad arrivare al cliente finale. Quindi sono spesso nascoste dalla committenza, o dal settore automotive o da diciamo mercati di altra natura che utilizzano questa componentistica per realizzare i propri prodotti. Però sono attività fondamentali, nel senso che se io sbaglio il taglio di un pezzo o anche utilizzo materiali non validi, poi questo inficerà ovviamente la qualità del prodotto finale. Nonostante questo, la competizione, anche per una questione di mercato, è diventata molto forte, e quindi i consigli che noi diamo a questa tipologia di aziende sono questi, cioè di cercare di accrescere anche la propria immagine in termini di proprio non solo immagine in senso comunicativo, ma proprio di validità del prodotto presso la committenza, cioè far valere la propria posizione di qualità rispetto all'altro. E questo lo si fa emergere principalmente in due modi. Il primo modo è quello un po' anche di andare a presentare la propria azienda con quella formula di azienda trasparente, un po' come diceva prima il professor Di Menna, cioè aprire la propria produzione al possibile cliente o comunque alla committenza, e far capire come si investe continuamente in innovazione, o comunque come il metodo di lavoro, in cosa li rende differenti da altri competitor. Su questo poi c'è la solita storiella, la saprete, del leone, i due che scappano, e uno che dice all'altro: per me l'importante è correre più veloce di te, non mi preoccupo del leone. Questa è stata un po' la mentalità fino ad oggi. In realtà, ho fatto questo esempio perché è successo che ci hanno fatto proprio ieri in un'azienda di qui di Bologna. In realtà, in parte è così, in parte secondo me non ci si deve confrontare solo con il proprio intorno, ma si deve avere uno sguardo un po' più ampio e anche un po' più geograficamente dislocato rispetto al dire: io sono di Castenaso, di Castelmaggiore, guardo il mio competitor al massimo arrivando a Carpi. Diciamo che questo ovviamente ci preclude molti mercati. Quindi il limite principale di un'azienda che vive nell'ombra, diciamo così, è quello di non contribuire alla costruzione del proprio brand. I limiti sono ovviamente il rischio di non vendere più o il rischio di non avere stabilità sul medio-lungo periodo, perché un altro competitor potrebbe sostituirmi. Adesso, diciamo, questa è un'introduzione, non vi voglio annoiare troppo, passiamo magari a dei casi proprio specifici. Abbiamo visto, sono aziende con cui abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare. Euromamere è un'azienda di Carpi, come che Carpi non è caso. Loro si occupano di taglio della lamiera, e il primo problema che ci avevano, per così dire, comunicato dopo molti stimoli da parte nostra, perché c'è molta reticenza nel dire: ho questo problema. È un po' l'azienda, un po' come è composta da umani, è come l'essere umano
difficilmente inizialmente si apre finché non ti conosce. Quando ha acquisito comunque un buon livello, abbiamo acquisito un buon livello di fiducia, ha detto: noi siamo molto saturi, però in realtà le nostre marginalità sono basse. Cioè, cosa vuol dire? Vabbè, lo sapete. Produciamo moltissimo, anche per 10 ore al giorno, però su ciascun pezzo noi marginiamo il 7%, l'8%. Che vuol dire ovviamente, questo ci dà due problemi. Il primo è quello che essere saturi ci dà la difficoltà di attrarre nuovi clienti, perché vuol dire che magari 3, 4, 5 clienti ci hanno già saturato. Il secondo è che magari utilizzo macchine molto evolute. Faccio un esempio: loro avevano una linea di taglio da 1.200.000 euro e facevano dei fori. Ora, magari so che sto andando in un tecnicismo che interessa poco, però è per farvi Importante dare un capire. esempio pratico. Noi nelle scelte make or buy, cosa gli abbiamo detto? Perché i fori non li fai fare fuori ad un'azienda che ha dei trapani a colonna che costano 100 euro e tu con la macchina da 1.200.000 non fai tagli più complessi, tagli curvi, tasche, che altri invece non possono fare? Quindi ti differenzi dai tuoi competitor, anche di prossimità, ma non solo. E quindi appunto l'utilizzo di macchine più evolute per attrarre lavorazioni con migliori marginalità, perché ovviamente meno si è a poter fare quella lavorazione, più il costo della lavorazione sale. L'ottimizzazione dei processi e il monitoraggio degli stessi, perché? Perché in realtà noi spesso, soprattutto se si va nei reparti produttivi, tutti, anche se poi si fanno, ora non voglio fare il negriero che con lo scudiscio arriva e dice a tutti dove lavorare, però i tempi per le pause caffè ce li hanno tutti, però gli operai diranno sempre: sono pienissimi, sono pienissimi, sono pienissimi. Allora, per monitorare oggettivamente, effettivamente, perché potrebbe essere vero o potrebbe essere non vero, quindi anche per tutela verso i lavoratori, avere un buon livello di monitoraggio dei processi aiuta sia la proprietà, sia comunque la dirigenza e anche gli operai a non essere appunto troppo saturi o comunque a riuscire a schedulare l'attività in maniera coerente alla domanda. E poi qui arriva, secondo me, quello che un po' può essere anche un po' il punto di svolta per tante aziende, soprattutto nel territorio bolognese, perché voi immaginate che solo la città di Bologna, come tornerie, penso ne avrà, Bologna intesa come città metropolitana, cioè Bologna e dintorni, senza arrivare alla provincia, ne avrà penso 1.500-2.000 di tornerie. Sapete cos'è la tornerie? Voi usate dei pezzi prodotti a tornerie. Se non ci fossero le tornerie, che vi succederebbe? Questo è il taglio laser e tornitura. Questo oggetto qui. Queste sono delle bacchette tagliate laser con un pezzo tornito che fa la filettatura. La tornitura è praticamente un utensile che va ad asportare materiale su un altro, su un mandrino che fa girare il pezzo. Quindi c'è un pezzo che gira, un po' quello che vedete quando fanno anche i burattini, no? C'è anche il tornio per il legno, quindi quello che fanno gli incisori sul metallo. Quindi una lavorazione di esportazione di truciolo dal pieno. Chi va a casa in bicicletta di voi? Chi è che va a casa in bicicletta? Quegli altri cosa fanno? Autobus? Gli autobus e le biciclette hanno dei pezzi, funzionerebbero senza tornerie. Ci sono dei pezzi fatti con La domanda è a me tornio. o no? Vedo se sentiamo Alessandro che ci aiuta un po'. Funzionerebbe l'autobus e la bicicletta senza pezzi fatti da tornerie? No, diciamo che potremmo avere delle biciclette rudimentali, però no, sarebbe molto difficile avere anche oggetti molto semplici, anche le sedie dove siete seduti, sarebbe difficile averle senza dei pezzi torniti. Anche la vite è tornita. La vite viene tornita da una vergella, che sarebbe un filo che viene tirato e poi viene lavorato da una macchina che fa la filettatura. Immaginiamo l'autobus, quanti pezzi fatti a tonneria. E delle volte sono dei mondi aziendali che uno da persona fisica non si rende conto che esistono, però sono importantissimi. Cioè, a volte pensiamo principalmente ai vestiti, alle scarpe, però ci sono anche tante altre cose che sono fondamentali nella vita quotidiana. Ricordo una volta in questo corso venne BASF,
viste di basso, spesa malissimo, azienda chimica, ma chi la vuole, in realtà faccio un elenco di cose che tutti usiamo tutti i giorni, che sono fatti a basso, e diceva, fate finta che non sia basso, come fate voi, quante cose non riuscite a fare, perché c'è la lista di cose che non ci riuscite a fare, similmente torna via. Quindi anche se oggi percepite questo argomento un po' come lontano, cioè torna via, chi se ne frega, cosa serve, in realtà serve per la vita quotidiana spessissimo. E poi l'esempio della torneria comunque ci porta a capire anche cosa è la differenziazione di prodotto, in questo caso per la soluzione che noi abbiamo dato loro. Abbiamo detto anche, vista la vostra infrastruttura, perché non decidete di fare un vostro prodotto? Questo è importante perché? Perché avere un proprio prodotto ci dà due possibilità principali. La prima è quella di valorizzare un brand, quindi comunque avere un brand mio che, se dovesse succedere un'apocalisse e da domani ho zero richieste come terzista, comunque ho un mio prodotto. E soprattutto andare a colmare quei buchi produttivi quando ho un calo della domanda, cioè magari un mese sono saturo, il mese dopo ho le macchine ferme per 2 giorni, in quei 2 giorni faccio produrre i pezzi per realizzare un tavolo. Mi faccio un piccolo buffer di magazzino, faccio anche una pagina web dove magari vendo direttamente i miei prodotti, quindi dalla fabbrica al cliente. Oggi poi tra l'altro con alcune piattaforme come anche per esempio Amazon, ma anche altre per l'arredo, diventa più semplice, c'è Umage, c'è anche Etsy che danno la possibilità di vendere prodotti direttamente tramite le loro piattaforme. Un altro esempio simile, però leggermente diverso, è Eurocarp, qui però mi soffermo meno perché diciamo che loro, questo è un esempio di azienda ostaggio di un committente principale. Cosa vuol dire? Che spesso molte aziende che producono soprattutto di questo tipo, ovviamente quando hanno un grosso committente che magari può rappresentare l'80-90% della produzione, dicono certo, benissimo, saturami, perché così io almeno sto tranquillo. Vero, magari sei tranquillo per 5, per 10 anni, se lui cade, cadono tutti dietro. Ed è quello che succede spesso quando ci sono le varie crisi IMA, GD, che per un attimo si fermano e quindi dietro tutta la packaging vale, wow, crisi della packaging vale, e ci sono gli articoli perché. Quello è il classico imprenditore che comunque, senza voler insegnare nulla a nessuno, però è solo per analizzare quello che può essere il trend di mercato, che si siede un po' sulla domanda, cioè sulla tranquillità di avere una commessa che però poi diventa automaticamente anche il problema di quell'azienda stessa. Allora, in questo caso per loro abbiamo iniziato a ricercare committenza anche su mercati esteri, soprattutto per lavorazione, torniamo un po' al discorso di prima, che in pochi sanno fare, che nel loro caso è la costruzione di silos a rischio ATEX. Il rischio ATEX è rischio esplosione, viene chiamato così per una certificazione ATEX si chiama, quindi poi come acronimo si usa il termine rischio ATEX. E questo per valorizzare le competenze interne, perché loro hanno processi di saldatura, saldatori molto bravi, che hanno un'esperienza più che ventennale, e quindi questo è un modo per andare a valorizzare le loro competenze. Cambiando un po' tipologia di esempio, qui invece vi faccio un esempio in questi 2 case study di come da prodotto si possa creare una startup. Questo lo vediamo moltissimo oggi. In realtà, in passato eravamo più abituati alle spin-off, cioè spesso succedevano, erano 2 casi. O c'era un brand di prodotto molto caratterizzante come Nutella, che è anche un marchio registrato, che però rimaneva comunque in pancia a Ferrero. Cioè Ferrero non creava una spin-off Nutella. Nutella di Ferrero, Kinder Ferrero. Quindi tutti sottobrand che fanno capo ad un'unica azienda. Altre aziende invece, a volte anche per un rischio di fare brutte figure, come nel caso della Smart, che ho messo volutamente il primo modello perché in realtà era stato molto discusso, poi in realtà ha avuto un grande successo. Mercedes, anche se aveva sviluppato il progetto internamente, all'inizio fece presentare la Swatch degli orologi e crearono un'altra azienda in Svizzera. Infatti la Smart ancora oggi è Smart GmbH, non è Mercedes-Benz, è venduta nella rete Mercedes-Benz. Questo per 2 motivi, sia per attrarre un pubblico diverso, perché magari ho bisogno di svecchiare il mio target, cioè non posso proporre magari allo stesso cliente che acquista la Mercedes Classe E la Smart, o meglio, questo magari si pensava in quel momento, poi si è capito che non era così, perché i problemi di mobilità e tanto altro hanno portato poi la Smart a
essere effettivamente un modello di riferimento per la sua categoria. E questo uno dice: ma Mercedes chi gliela fa fare di iniziare a fare una smart che potrebbe essere discussa, che magari va anche a rovinare l'immagine del brand? Sempre per la questione di esplorare nuovi mercati e soprattutto aprirsi a un concetto di mobilità che nel loro caso diventava diverso, cioè che strizzava l'occhio alla mobilità di corto raggio e poi di fatto per loro è diventato il terreno di sperimentazione dell'elettrico, perché loro i primi modelli di elettrico l'hanno fatto proprio su Smart, non su Mercedes, e hanno usato la Smart anche un po' come muletto per le tecnologie. Quindi è bene anche spesso differenziare, perché io quando vado a differenziare, soprattutto sul prodotto, posso permettermi magari di fare sperimentazione solo su una linea di prodotti che magari hanno anche un altro brand e non mi vanno a rovinare l'immagine del brand principale. E vi faccio due esempi di aziende che in realtà hanno fatto dei prodotti che non c'entrano proprio nulla con il loro business. La prima è l'M Group, business attuale è vendita di carne all'ingrosso alla grande distribuzione. La necessità che loro avevano individuato, proprio così, lavorando, hanno detto: hanno riflettuto e vedevano che la carne veniva confezionata in condizioni igieniche non ottimali, perché l'aprile di vaschette normalmente che arriva al supermercato viene aperta con il cutter. Le vaschette, quando vengono aperte, cadono a terra, vengono appoggiate, quelle vaschette vengono usate per confezionare la carne. Allora loro si sono posti il problema: ci potrebbe essere un modo per costringere chi lavora a, diciamo, in qualche modo a confezionare la carne in maniera corretta? E l'idea è stata quella di realizzare un dispenser per vaschette, che se volete vi faccio anche vedere, Massimo, un attimo. Sì. Da qui. Sì, li vedo, ecco, c'è. Tanto c'è anche il faccio vedere un video così è anche un po' più preciso. Sperando. Penso sia già con il Ci video. sono anche se ci sono persone molto persone a casa. Ah, ok. Allora, in pratica questo è un dispenser dotato di lampade UV all'interno. Ve lo faccio vedere perché un altro progetto non ve lo faccio vedere perché ancora non è brevettato. Questo invece sì. Le lampade UV servono a mantenere il livello di sterilizzazione interno, ovviamente, delle vaschette. E poi attraverso un pannellino l'operatore può richiamare la vaschetta del formato che gli serve, quindi non so, hamburger 4 pezzi o vaschetta da mezzo chilo, vassoio da 2 kg, e gli arriva direttamente il formato scelto che viene sollevato da una forca, lo porta nella bocca di estrazione e a quel punto l'operatore può prendere le vaschette richieste, le vaschette selezionate. Questo è soltanto un esempio di prodotto che vi ho voluto portare per farvi capire quanto in realtà la ricerca dell'innovazione, anche l'esplorazione di nuovi mercati attraverso nuovi prodotti, non necessariamente deve essere legata al proprio mercato attuale, ma può anche spaziare, o meglio, legata al mercato attuale, ma in maniera anche marginale, se vogliamo. E quindi questo è l'esempio di Lemmo Group, appunto, che da carne ha deciso di iniziare, continuerà ovviamente a commercializzare carne, ma sta creando una startup legata a questo nuovo prodotto, che non so se si chiamerà Innovation Box, però al momento si chiama Innovation Box, per commercializzare appunto questa automazione. ATM, un'altra azienda. Questo è un altro esempio invece di come il prodotto possa scaturire anche da una passione, da un hobby. Cioè, magari io mi occupo di, in questo caso, ristorazione, un ristorante di pesce sul mare, sono appassionato di surf, attività comunque acquatiche e nel loro caso anche di sci-alpinismo, decido di realizzare un prodotto che vada in quella direzione, cioè che mi tenga comunque vicino al mare, ma mi dia la possibilità anche di fare sport. E quindi loro, nella loro fruizione del mare, hanno pensato di realizzare questa scarpa galleggiante, che sembra una follia, Interessante. però in realtà non lo è. Non posso entrare nel dettaglio della scarpa galleggiante perché c'è un NDA e quindi ancora non è stato avviato il processo di Quindi io brevettazione. di accordo di riservatezza, non discorso di accordo di riservatezza.
Però è interessante, cioè camminare sull'acqua, faceva qualcosa molto importante. Infatti all'inizio c'era stata anche un po' una deriva blasfema sul nome, poi si è rientrati nei ranghi. Un altro esempio però di startup, o comunque di startup, comunque di nuovo assetto, può essere anche creare delle partnership, cioè comunque magari un'azienda dice io non ho la voglia di fare un prodotto tutto mio, però posso fare una parte di questo prodotto. Questo può essere un assetto qui molto, secondo me, molto aziende di varia natura con una tradizione molto forte ed è un po' anche quello che insieme a Gruppo Ingegneria ci ha portato a creare Bologna Prototipi, che è un ente del terzo settore che ha proprio questa vocazione, cioè dire metto in connessione aziende con diverse competenze e magari questa connessione può far nascere un nuovo prodotto che viene portato avanti da quattro aziende. Ho fatto un esempio banale di un tavolo. Decido di fare un tavolo tecnologicamente avanzato, dove magari ho un po' come piace oggi anche agli appassionati del gaming, le prese USB, un monitor già installato, un secondo monitor touch, magari sempre sulla scrivania. Una falegnameria potrebbe produrre le parti in legno, una torneria produce tutte le giunzioni, un'azienda di elettronica fornisce le parti elettriche ed elettroniche e un assemblatore fa l'assemblaggio e il magazzino. In questo modo noi avremo già una startup volendo al 25% ciascuno, diviso al 25, 25, 25, 25, 25, che realizza un nuovo prodotto, ma di fatto non cambia il proprio assetto produttivo, perché non deve fare magazzino, non ha bisogno di spazi per il magazzino perché lo fa comunque l'assemblatore, nel caso della falegnameria. La torneria continuerà a fare il suo lavoro, produrrà dei pezzi come se li producesse con un terzista. E quindi questo è un esempio di come la startup e il nuovo prodotto, la startup legata ad un nuovo prodotto, non necessariamente deve rivoluzionare l'assetto di un'azienda. E questi sono casi anche reali. Noi abbiamo avuto un caso reale molto simile, che è il caso Glamping, un'azienda che realizza case galleggianti. E in pratica la casa viene realizzata da Adria, che fa i camper. Loro fanno una parte di arredo interno perché lo fanno un po' più fighetto. Poi c'è un'altra azienda, noi abbiamo realizzato tutta la parte elettronica, la progettazione, e c'è un'azienda che fa l'assemblaggio della parte elettronica. E poi viene tutto montato insieme, lì vabbè, in maniera un po' più artigianale, e comunque c'è un prodotto che nasce dalla partnership di tre o quattro aziende. Quindi questo è un caso reale. Se siete curiosi di vederli, sono sulla Darsena di Rimini. Quindi se andate a Rimini, a Porto, sulla Darsena ci sono 7 case. E poi l'ultimo caso, e poi vi libero, almeno per quanto mi riguarda, sono le certificazioni ISO come intercettazione di nuove opportunità di mercato. Perché dico questo? Perché spesso la ISO viene vista come un obbligo, legato però ovviamente a comunicare qualità o comunque determinati standard di processo e anche ambientali. In alcuni casi però questo può diventare anche attrattivo di commesse. E vi faccio un esempio, due esempi pratici, che sono Tonelli e Ori. Queste sono proprio due tornerie pure, cioè torneria da barra. Vabbè, non entro anche qua troppo nel dettaglio, però comunque tornerie, quindi loro stessi dicono il lavoro più povero della meccanica, anche se così non è vero, perché il lavoro più povero della meccanica, se vogliamo, è l'assemblaggio, però i tornitori sono quelli che, come si dice in gergo, e questo ve lo dico perché magari se qualche volta andate in azienda e lo dite e trovate qualcuno sopra i 50 anni, gli piace, tutta gente che viene dal trucciolo, loro amano definirsi. Quindi questa gente che viene dal trucciolo cosa dice? Io adesso noto che c'è un calo della domanda, perché? Perché come dicevamo prima, se magari alcune aziende del territorio hanno un calo della domanda, di riflesso c'è un calo della domanda su di me che sono l'indotto. Allora, come posso attrarre invece una domanda più stabile, che tipicamente è quella del settore automotive per loro? Perché ovviamente il settore automotive è vero che ti dà marginalità più basse, però tende a saturarti, quindi siamo all'inverso del primo problema. Cioè all'inizio, i primi due casi, loro erano saturi e volevano marginare.
Qui invece non hanno lavoro, magari hanno anche buone marginalità sul lavoro che hanno, però non sono ancora saturi, hanno ancora spazio per produrre, hanno delle macchine ferme. Allora, come saturare le macchine ferme? E soprattutto gli operai che stanno fermi perché hanno un altro costo. Andare ad intercettare chi mi fa fare magari 50, 100, 200 mila pezzi all'anno. In questo caso loro avevano ovviamente dei canali differenti, tonnelli verso il mondo truck, quindi il mondo camion e movimento terra, e ori verso il mondo automotive Stellantis. In entrambi i casi, qual era la necessità? Avere una certificazione che si chiama IATF, che è la certificazione specifica per il mondo automotive, ma per arrivare alla IATF c'era da fare un processo, c'è da fare in realtà, lo stiamo realizzando, un processo iniziale che è quello di andare a monitorare i processi, quindi implementazione di MES, IRP, monitoraggio puntuale della commessa, perché la IATF cosa presuppone? Che il cliente finale abbia un monitoraggio continuo di tutti i passaggi che il pezzo fa, quindi da quando viene tornito, quando viene pulito, quando viene soffiato, quando viene misurato. Ci sono delle tolleranze, anche qua non è tecnico, però sono tolleranze a casetta H8, quindi siamo sotto il decimo di millimetro di tolleranza, e quindi ovviamente anche i processi di misurazione, rugosimetri, sono pensati per questo. Ora, so magari che sulle parti di meccanica vi ho un po' annoiato, però questo era per darvi solo degli spunti di riflessione sul fatto che non sempre cioè la strategia di marketing, ma comunque anche un piano strategico, un business plan, anche a medio termine, sono necessariamente legati al fatto di mantenere un assetto, soprattutto a livello di prodotto e di processo, uguale all'assetto attuale. In molti casi è meglio essere reattivi. Io, tra l'altro, ho messo un'altra frase qui che ora vabbè, non so se la ritrovo, però la frase grossolana è questa: è meglio riposizionarsi o guardarsi intorno quando si sta bene, economicamente intendo, come azienda, perché quando si sta male è già troppo tardi, perché quando sto male non posso reinvestire perché non ho le possibilità economiche di farlo, è difficile che le banche anche mi diano credibilità e non ho soprattutto la serenità mentale per fare delle scelte che poi mi facciano essere sereno e quindi magari accetto anche delle commesse sotto costo, perché? Perché vengo preso per la gola, quindi meglio muoversi quando si sta bene. Questa era l'ultima, non consiglio, però l'ultima considerazione che volevo trasmettervi. Grazie. Grazie tanto. Bello questo intervento più sull'innovazione di prodotto, sulle parti tecniche, che so che è un po' più lontano dalla competenza di alcuni di voi, però è buono che siate stati, che possiate anche da casa rivederlo. Abbiamo registrato come al solito in modo che ci sia modo di approfondire. Adesso passiamo alla parola a Chiara, che ha una competenza molto diversa, ci porta una voce dal settore non profit, terzo settore. Sociale più genericamente, più ampiamente, adesso ci spiega perché. Come al solito, il suo intervento, come gli interventi delle aziende, è strutturato in tre parti: cioè il percorso della persona, cioè come è arrivata a questo ruolo, il suo percorso di studi e professionale, e poi il primo punto, chi è Chiara, chi è la persona che parla. Questo perché le persone che parlano sono anche un esempio per le persone che ascoltano, che stanno dando forma al proprio futuro, completano la loro formazione e danno poi, fanno scelte poi per la professione. Quindi chi è la persona che parla, chi è l'azienda che rappresenta, il percorso di sviluppo dell'azienda che rappresenta, e terzo, se vorrà, potrà dare un compito agli studenti. Cioè immaginiamo che lavoriamo insieme, che siate collaboratori di questa azienda, ente cooperativo sociale, poi ci spiegherà meglio l'ente che rappresenta. E quindi dirà: facciamo insieme questa cosa, aiutatemi a fare questa cosa, vi dà in sintesi un esercizio. Vi ricordo anche che altre aziende che sono venute qui nelle volte scorse, negli incontri scorsi, hanno dato dei compiti e chi vuole può rispondere e entrare in contatto in questo modo con le aziende. Grazie. Ma sono riuscita a inviartela? Sì, vediamo un po', allora Quindi non cerco so di se. collegarmi, vediamo un po', dovrebbe Non essere so una. se adesso. Sì, ma è quello che comanda, quindi vediamo un po' se riesco a fare questo percorso.
dall'altra parte, esatto. Aspetta che forse c'è un servidore meglio. Intanto io magari inizio Sì, così. grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il professore dell'invito che ho accolto con grande piacere perché mi ricordo quando ero studentessa io e penso sia veramente molto utile già in questa fase avere degli esempi concreti di quello che poi succederà una volta che finalmente vi siete laureati e avete finito il vostro percorso di studi. Mi chiamo Chiara Ricciardelli. Sono presidente e direttore generale di una cooperativa sociale che si chiama La Venenta. E come sono arrivata qua? Ho 48 anni, mi sono laureata prima in scienze politiche e in diritto sociologico, poi ho fatto il dottorato di ricerca all'università nell'area di sociologia del lavoro e lì vi dico questo perché poi ha un senso. Lì, diciamo, mi sono appassionata alla sociologia intesa però come modalità di sguardo verso gli altri, quindi che tiene in considerazione quando ragioniamo e quando ragiono, non tanto sui miei bisogni o su quello che a me piacerebbe succedesse, ma su quello che ricade dalle mie azioni, dai miei pensieri. E da quello che, sì, da quello che faccio, sì, da quello che faccio su il mondo che mi circonda. La sociologia mi ha regalato questo tipo di sguardo, che ho poi potuto diciamo, implementare nell'area del lavoro, quindi dell'organizzazione aziendale, facendo appunto il dottorato di ricerca qua in Strada Maggiore alla Facoltà di Sociologia. Allora, per una serie di vicissitudini, io non credo al caso, ma diciamo che fu casuale, mi imbattei nella storia della Olivetti. Come sapete forse, l'Olivetti, oltre che essere famosa per le macchine da scrivere e per tutta una serie di questioni industriali, è diventato un caso perché di fatto è la prima azienda che portò e creò, diciamo, in Italia il welfare. Il welfare all'interno del mondo lavorativo, peraltro un mondo lavorativo molto lontano allora da quello che era il concetto di servizio alle persone e benessere inteso come bellezza, perché faceva macchine da scrivere. Adriano Olivetti, questo imprenditore ingegnere visionario, insegnò invece che la bellezza, la cultura, e le persone intese a 360 gradi, non solo nelle proprie competenze tecnico-professionali, quindi da operai metalmeccanici, fossero la vera ricchezza della sua azienda e quindi la coltivò in un momento sicuramente storico, economico, sociale, dove, come dire, c'erano tutta una serie di condizioni che gli hanno anche favorito, cioè un certo sviluppo, ma questo non va a minimizzare la sua visione. Mi innamorai di questa storia, diciamo, e iniziai a desiderare di lavorare in un posto così, in un posto che fosse un'azienda che oltre a avere come obiettivo l'eccellenza del proprio prodotto, del proprio servizio come core business, avesse anche questa attenzione per le persone e per diciamo, lo sviluppo del capitale umano. Non l'ho trovata. Non l'ho trovata, nel senso non l'ho cercata magari abbastanza, o comunque non ho avuto la fortuna di poter lavorare in un'azienda così, e allora ho pensato, vabbè, me la faccio io. E quindi mi sono presa l'altra laurea in psicologia e ho iniziato a lavorare nell'ambito sociale, cioè allora lavoravo in una società di consulenza che si occupavano di organizzazione del lavoro, avevo poi lasciato l'università, ma non mi piaceva perché diciamo, c'era è stato molto utile nel mio percorso perché ho imparato tantissime competenze, ho acquisito tantissime competenze tecniche specifiche, però non mi piaceva il clima. Nel senso che c'era un mondo troppo competitivo, un mondo troppo, diciamo, come
come dire, schermato da c'è molta distanza tra per me l'autenticità delle persone e quello che poi invece si vedeva nel mondo dell'azienda, del lavoro. E quindi non ci stavo bene perché io non sono una persona fatta così, non mi sentivo bene. Cosa è successo? Forse non avrei mai, questo ve lo racconto per spiegarvi, insomma, nelle traiettorie di vita, poi che cosa, insomma, cosa succede di strano, magari. Forse non avrei mai avuto il coraggio, avevo circa 30, 32 anni, non avrei mai avuto il coraggio di fare un cambiamento del genere perché, come dire, avevo già, insomma, bene o male un po' un profilo di carriera, non era facile comunque cambiare lavoro, però è successa questa cosa, sono diventata mamma. E quindi a un certo punto per me è stato impossibile pensare che avrei continuato a fare un lavoro che mi richiedeva l'essere, diciamo, fredda, un po' come dire, non mi viene una parola che posso dire, però diciamo un po', diciamo, aggressiva dal punto di vista, del lavoro, quando poi invece rientravo a casa e avevo un moto emotivo e sentimentale di tutt'altro tipo, non riuscivo a tenere insieme più queste due parti, che erano troppo distanti. E quindi ho detto no, non va bene. E quindi ho lasciato quel lavoro e casualmente, una settimana dopo che presi questa decisione, mi chiamò la presidente di un'associazione per cui io facevo volontariato da quando avevo 17 anni, che si chiamava appunto Comunità Santa Maria della Venenica, una piccola associazione strana, un po' di gente un po' particolare, perché queste persone, quattro famiglie, avevano venduto casa loro all'inizio degli anni 90, vivevano a Bologna, e facevano lavori disparati, nessuno lavorava nel sociale, nessuno sapeva niente di sociale. E avevano venduto casa loro per comprare questo casolare insieme nelle campagne della Bassa ad Argelato, che è un paesello nella Bassa tra Bologna e Ferrara. Perché volevano vivere insieme, fare un'esperienza che aveva un po' a che fare con, diciamo, l'inverare i principi del cristianesimo nella vita quotidiana. Erano tutti laici, non c'erano suore, non c'erano preti, però erano persone di gran fede e volevano, diciamo, condividere il loro tempo libero per fare qualcosa di buono per gli altri. Ma in maniera assolutamente, diciamo, disorganizzata e senza nessun tipo di obiettivo, così, sull'onda del proprio sentire. Io li avevo conosciuti e ogni tanto andavo con loro a fare del volontariato, a distribuire ai senza fissa dimora dei panini o del tè freddo, secondo le stagioni, ma niente di più. Mi chiama la presidente e mi dice: guarda, ci sono una serie di normative regionali che stanno entrando in vigore, non riusciamo più a fare quello che ci piacerebbe, che volevamo fare, cioè aiutare gli altri, c'è troppa burocrazia, ci dai una mano? Dico, ma sì, va bene. E vado lì e adesso ve la faccio breve, insomma, dopo un anno decidiamo di creare, di fondare la cooperativa sociale. Forse qualcuno, non so se tutti lo sapete, la cooperativa sociale è sì una realtà sociale che ha degli obiettivi sociali, ma è un'azienda a differenza di un'associazione. Questo significa che risponde a tutte le regole di qualunque altra azienda, quindi deve fare un bilancio, il bilancio deve essere possibilmente inutile o comunque in pareggio, se non è inutile ma in perdita. La cooperativa dopo un po' va in liquidazione e diciamo fallisce, e quindi insomma tutta una serie di questioni. Per cui è fondamentale che oltre ad avere quali sono i due cardini di una cooperativa sociale, vi parlo ovviamente sempre della mia esperienza, il fatto che abbia veramente un'identità sociale, cioè che la priorità sia fare qualcosa per la società e possibilmente per quella parte di società che è più fragile e che mostra più,
disagio, più difficoltà, e farlo chiudendo un bilancio in pareggio o possibilmente con un po' di utile. Quindi c'è tutto un tema legato alla sostenibilità di quello che viene fatto. Una cooperativa sociale, vi parlo adesso di Venenta, che è appunto nata il 24 ottobre del 2011 e quindi ha compiuto da poco, diciamo, 10 anni. Si è sviluppata allora appunto sull'esperienza, sull'onda dell'esperienza dell'associazione di volontariato, che poi piano piano, la cui piano piano poi ha preso le distanze ed è diventata, diciamo, completamente autonoma. Che cosa è successo in questi 10 anni? In questi 10 anni è successo che siamo nati, siamo passati da zero, oggi siamo circa 78 dipendenti. Abbiamo un fatturato di 3 milioni e mezzo fatto da servizi per la maggioranza di clienti di pubblica amministrazione e fondamentalmente abbiamo avuto un gruppo che si è basato su alcuni fattori. Mettere veramente al centro le persone, e qua c'è il tema della Olivetti. Mettere al centro le persone in che senso? Perché una cooperativa sociale basa la propria, diciamo, opportunità di sviluppo sulla propria identità, sulla propria, diciamo, integrità. Per me il valore fondamentale che devo tutelare della mia azienda non è un brevetto, diciamo, di ingegneria, perché io non faccio cose. Io creo dei servizi e gestisco dei servizi. Per me il mio brevetto, che devo gelosamente conservare e possibilmente sviluppare al massimo, è la mia reputazione. Perché se io, come dire, riesco a trasmettere sia all'interno alle persone che lavorano in cooperativa, sia all'esterno, il fatto che io realmente sono una cooperativa sociale, cioè veramente sono interessata al bene delle persone di cui mi occupo, allora riesco ad agganciare e a sviluppare una rete di asset holder, cioè di comunque realtà che ruotano attorno al mio mercato, che sarà fondamentale per il mio sviluppo. Ma se io non... Per fare questo, io devo essere molto molto attenta, sia all'interno che all'esterno, a governare tutti quei processi all'interno dei quali passa la coerenza della mia identità. Voi immaginate che se io ho un dipendente sottopagato che lavora dentro un'equipe, cioè una squadra di lavoratori dove 5 persone sono inquadrate ad un livello, il livello delle persone laureate in scienze della formazione, noi abbiamo quasi tutti educatori o psicologi, è il livello del contratto collettivo nazionale di 2. Molte realtà non inquadrano a questo livello, cercano di inquadrare più basso. Perché? Perché risparmiano, no? Allora, se io faccio questo, se io, come dire, inquadro a uno o due livelli più bassi il mio lavoratore perché magari ho veramente problemi di bilancio o magari comunque cerco di, come dire, campare come si campa. Secondo voi questo lavoratore cosa dirà di me quando gli chiedono com'è lavorare in Venenta o se la Venenta è una cooperativa realmente attenta al bene degli altri? Secondo me io corro un rischio. Quindi è meglio che io risparmi e in qualche modo faccia quadrare i miei conti o è meglio che io sia attenta a ogni aspetto dei processi interni e anche esterni che vanno verso l'esterno rispetto alla coerenza? Io voglio essere coerente perché
Perché se io mi metto nei panni di quel lavoratore che magari ha appena iniziato a lavorare e magari, diciamoci la verità, finita l'università non è proprio l'efficienza, l'efficacia in persona come educatore, perché deve fare esperienza ed è normale che sia così. Però io non posso non inquadrarlo come l'educatore che magari è lì da 2 anni, perché è giusto così, lui ha la sua qualifica. Posso magari, dopo che gli ho dato una qualifica corretta, chiedergli di più, ecco, cioè dirgli devi formarti, devi fare più formazione degli altri, ti chiedo di stare più tempo perché hai bisogno di fare esperienza. E solitamente le persone volentieri rimangono, perché a quel punto si sentono parte di un organo che è una cooperativa. Vi faccio un altro esempio. Se io erogo servizi, perché circa l'80% del fatturato della mia cooperativa deriva dalla gestione di strutture residenziali. Quindi noi abbiamo degli immobili all'interno dei quali ospitiamo persone che hanno fragilità o disagi, inviati dai servizi sociali o dalle ASL. Nella fattispecie queste persone sono o adulti in carico ai centri di salute mentale, quindi persone con vari livelli di psicopatologie, oppure donne con bambini, quindi vittime di violenza, abuso, maltrattamento e trascuratezza, inviati tutti dai tribunali, quindi laddove ci sono state denunce e accertamenti, diciamo, di vario genere. Il nostro obiettivo qual è? All'interno di queste comunità, di queste case, che possono ospitare per legge, ci sono tutte ovviamente normative regionali che regolamentano le strutture come la nostra, che si chiamano o accreditamenti o autorizzazione al funzionamento, quindi questo per dirvi che sono aspetti cioè il servizio viene accuratamente, diciamo, anche monitorato da parte comunque della pubblica amministrazione, perché giustamente pagano loro questo servizio. Che cosa succede dentro ogni struttura? Dentro ogni struttura possono essere accolte fino al massimo 20 persone, in alcune strutture massimo 15, però diciamo fino al massimo di 20 persone, posto che naturalmente gli spazi cioè rispecchino certe caratteristiche della civile abitazione. Io per gestire 20 persone le gestisco con una co cosa che si chiama equipe, quindi un gruppo di lavoratori che solitamente hanno varie qualifiche, assistenti sociali, psicologi, educatori, un coordinatore che insieme si, come dire, suddividono tutte le risposte ai bisogni dei vari utenti. Questi bisogni vanno dall'iscrizione a scuola dei bambini, cercare il lavoro per la mamma, accompagnare a tutte le visite mediche, fare dei gruppi con varie tecniche che sono magari la DBT, Dialectical Behavioral Treatment, oppure il Copy Power Program, che sono delle tecniche, diciamo, utilizzabili per cercare di superare i traumi e diciamo, tornare ad un livello di possibile autoregolazione emotiva. Non sapete, ho fatto un'altra facoltà, cioè quando una persona passa molto tempo in una situazione traumatica o ha un trauma molto forte, ovviamente diciamo, noi diciamo volgarmente va giù di testa. In realtà è proprio così, nel senso il cervello per protezione si scherma, quindi in un certo senso non senti più niente, calma piatta, cioè diventi. Se stai in questa situazione per tanto tempo, poi perdi l'allenamento a saper stare in relazione con gli altri e a saperti reinserire a livello sociale e anche quindi lavorativo. Per cui dobbiamo assolutamente agire per fare in modo di accompagnare queste persone nel trovare una, diciamo, una nuova, andare verso una nuova fase di vita. Queste equipe, quindi questo gruppo di lavoratori, che cosa deve fare? Deve prendersi cura di queste persone,
Ma voi capite che, come dicevo, noi non produciamo un prodotto. Io non ho un controllo qualità che in maniera oggettiva mi dica se quel prodotto è smerigliato bene o no. Io cioè, erogo un servizio e il servizio, la qualità di quel servizio di fatto è imperniata sulla persona che ci lavora o sulle persone. Ovviamente io abbasso il rischio se ho un gruppo di persone, non a caso si lavora in equipe. Ovviamente corro comunque un rischio perché le persone sono persone e come ognuno di noi, oggi mi alzo con magari un umore di un certo tipo e il giorno dopo magari ho litigato con mio fidanzato, con mia madre, con mio padre e mi alzo con un altro umore. Quindi devo riuscire a fare in modo che il mio servizio che erogo verso persone che sono in una situazione di fragilità non abbia troppe flessioni. Quindi per fare questo noi ci siamo dotati della certificazione qualità, che non è solo un aspetto formale, ma è anche una serie di come dire, monitoraggi che abbiamo inserito nei vari processi di erogazione del servizio, scomponendo il servizio in varie fasi. E in ogni fase mettendo un punto di controllo che può essere, diciamo, monitorato dal coordinatore o dal responsabile. E qui mi è servito molto, per esempio, tutta la competenza che avevo accumulato nelle società di consulenza che si occupavano appunto di gestione e organizzazione, perché ho proceduralizzato, cioè ho scomposto in processo una cosa che normalmente nel sociale non viene fatta. Ed ha prodotto dei risultati effettivamente. E ha fatto una cosa che non mi aspettavo effettivamente, ma ha abbassato l'ansia. Cioè, le persone, questa è un'altra cosa che vi porto dalla mia esperienza, perché come potete immaginare un lavoro di responsabilità è complesso, no? Perché hai a che fare comunque con persone che non stanno bene, quindi hai una responsabilità in qualche modo nella loro traiettoria di vita. E il fatto di, come dire, aver dato tutti questi, aver scomposto in microfasi questo processo e aver dato questi punti di controllo, ha abbassato l'ansia, nel senso che le persone si sentono meno sole in qualunque fase, perché sanno che c'è sempre chi, può monitorare e non è percepito come un monitoraggio, un controllo. Diciamo per andare a vedere se sei bravo o no, cioè non è un tema di valutazione, è un tema proprio di stiamo uniti, anche se siamo distanti, perché se c'è bisogno di qualcosa io riesco ad arrivare velocemente e tu sai che io posso arrivare perché vedo. Tutto il tema di investimento, come potete immaginare, nelle persone, per noi è fondamentale. Perché sono le persone che rappresentano la nostra ricchezza più grande ed è il motivo per cui ci interroghiamo sempre tanto rispetto diciamo, concetti come partecipazione alla vita aziendale, condivisione delle decisioni e dei percorsi, di strategie, ma anche formazione e innalzamento delle competenze. Ho portato qui un documento che presenterò il 18 di aprile, dove ci sarà la nostra assemblea dei soci. La cooperativa sociale, come dire, come natura, prevede, no, il fatto che oltre ad avere dei dipendenti, alcuni di questi dipendenti, sulla base di una regolamentazione, possono, se vogliono, diventare soci. Questo vuol dire che diciamo, acquistano una percentuale di azioni della cooperativa, in qualche modo quindi diventano piccoli proprietari della cooperativa per cui lavorano. E questo è uno strumento, secondo me, straordinario per creare reale partecipazione e coinvolgimento. Perché effettivamente le scelte poi che vengono prese in incontri che si chiamano appunto assemblee dei soci sono scelte che ricadono nell'oggi, ma soprattutto nel medio e nel lungo termine e influenzano la vita di una cooperativa e la traiettoria di sviluppo. Quindi ogni socio col proprio voto può avere questo tipo di, diciamo, di potere, di influenza. E
Ti ho portato questo documento non tanto per farvi vedere l'ordine del giorno, che è un po', cioè può essere noioso, ma perché uno degli argomenti che affronteremo, e in una delle nostre assemblee, noi ne facciamo quattro all'anno, e approfitto perché è un momento dove, collettivo, dove riesco a vedere tutti, diciamo, nella stessa stanza, nello stesso momento, e non è così frequente, purtroppo. E approfittiamo di questi momenti per fare delle riflessioni insieme e per, diciamo, dare degli input e degli stimoli di, diciamo, crescita e di cambiamento nelle persone, o meglio, di riorientamento rispetto ad una, diciamo, ad una mentalità che ci aspettiamo, parlo di me e del consiglio di amministrazione, ci aspettiamo che, diciamo, sia diffusa nei nostri soci per riuscire a cogliere in maniera corretta la traiettoria di strategia di sviluppo che vogliamo raggiungere. E quindi parleremo di quanto è importante che la base sociale cresca, perché, come vi dicevo, più soci, noi abbiamo 72-76 dipendenti. Di questi 76 dipendenti, ad oggi abbiamo 39 soci. E per molti anni abbiamo volutamente cercato di tenere la base sociale ristretta, perché avevamo, diciamo, una serie di timori che erano legati a alcuni aspetti immobiliari, insomma, che comunque ci faceva, diciamo, essere più protezionisti che, diciamo, generosi. E questa cosa dal 2022 l'abbiamo, questa, diciamo, direzione dal 2022 l'abbiamo invece invertita, e credo sia una gran cosa. Quindi dal 2022 sono entrati piano piano tanti soci. Fino al 2022 eravamo 13, per farvi capire, eravamo praticamente le persone che avevano dato origine alla cooperativa e volevamo rimanere noi. Poi abbiamo capito che non funzionava e non era neanche corretto, dovevamo dare fiducia alle persone con cui lavoravamo anche da anni, e quindi, insomma, abbiamo creato le condizioni per fare questa cosa. Per cui questo è un tema su cui iniziamo a ragionare molto. Perché? Perché si tratta di continuità aziendale. Io ho 48 anni, ho, diciamo, dato origine alla cooperativa, e non è che voglio cioè dovrò lavorare all'eternità, forse non andrò mai in pensione, però, come dire, è il caso di iniziare a preparare la persona o le persone che da qui ai prossimi 10 anni diventeranno il timone dell'azienda. Perché io non faccio il bene della mia azienda se accentro tutto su di me o sul CDA attuale, la indebolisco. Quindi io devo essere così, diciamo, non mi viene la parola, però, diciamo, umile da immaginare che quello che faccio lo faccio come servizio, che è coerente col mio essere sociale, mi metto al servizio degli altri. E il servizio che faccio lo dono, cioè faccio in modo che qualcun altro se ne possa appropriare, per poi partire da lì e andare ancora più avanti, ovviamente con le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Per fare questo, la base sociale deve essere ampia, perché il CDA viene eletto dai soci, e all'interno del CDA poi si elegge il presidente. Come vi dicevo, oggi siamo in questa situazione, quindi 75, in realtà siamo 76 dipendenti, 39 soci, 178 utenti. Ho usato questa parola che non mi piace, però è per essere chiara, cioè 178 persone destinatari dei nostri servizi, quindi che sono ospitati in strutture residenziali, e 922 beneficiari indiretti. Perché? Perché se io ospito un bambino, indirettamente, diciamo, la sua famiglia è beneficiaria. Se ospito un adulto, indirettamente i suoi parenti, più che gli amici, più che, non so, gli insegnanti di scuola, più che gli assistenti sociali, quindi in questo senso.
Queste saranno le linee di sviluppo che presenteremo. Come vedete sono quattro e sono e devono essere coerenti con la nostra identità, con la nostra vision e con la nostra mission. Cioè devono puntare a garantire il fatto che l'integrità e l'immagine della cooperativa possa, nonostante i cambiamenti portati magari dalla volatilità del mercato e dai cambiamenti esterni, che tutti noi sappiamo, ma ovviamente influenzano, e anche dai cambiamenti interni, come per esempio modifiche all'organigramma, più che diciamo all'organizzazione e alla gestione interna. E nonostante questi, diciamo, cambiamenti, queste linee, noi ci immaginiamo che da qui ai prossimi 3 anni rappresentino la nostra cooperativa. La prima, differenziare i nostri servizi coinvolgendo sempre più attivamente la cittadinanza e promuovendo un modello di welfare di comunità e sussidiarietà circolare. Questo significa che vogliamo crescere, sì, vogliamo aumentare il fatturato, sì. Ma la priorità è come lo facciamo, cioè farlo coinvolgendo attivamente la cittadinanza. Questo porta via tempo, questo non porta profitto, e anzi porta via tempo alle persone che lavorano, perché come potete immaginare faccio prima fare una cosa da sola che a farla coinvolgendo altre persone inesperte, cioè che non fanno il mio lavoro. E diciamo mi porto dentro dei problemi perché queste persone, pur essendo magari per me inesperte, se le coinvolgo giustamente dicono la loro e si aspettano poi di essere ascoltate. Quindi io non è che posso chiamarle e dire no, però sta zitto perché tanto so fare tutto io, sei qua, ma devi firmare il registro, poi basta. No, cioè si attivano dei processi di cambiamento. Però io cosa faccio facendo così? Io diffondo un messaggio. E il messaggio che diffondo è la collaborazione, è la comunione nel senso di sentire insieme uno stesso, di imparare a sentire insieme uno stesso problema, uno stesso aspetto. Ecco, aggiungo una breve cosa e poi torno a dare la parola a Chiara. Noi abbiamo di solito intorno alle 11 una pausa, resistiamo ancora un po' perché è particolarmente centrato questo argomento, così concludiamo prima della pausa questo intervento. E questo argomento è particolarmente centrato sul nostro corso perché è proprio il piano di sviluppo di un'azienda, che vuol dire fare ricavi e avere equilibrio economico nel tempo. Quindi non soltanto, come dice Chiara, nell'immediato, che si potrebbe fare anche meglio in un altro modo, ma nel tempo. Delle volte con un percorso un po' tortuoso, che nel tempo, nel breve porta anche un affaticamento, una minore redditività, però nel tempo porta invece un vantaggio. A proposito di questo, delle volte si fa confusione, cioè si pensa sociale uguale volontariato, uguale attività gratuita. Chiara ha disegnato il suo percorso. Chiedo alcune cose per farvi ragionare sul caso dell'azienda rappresentata da Chiara. Cioè Chiara diceva abbiamo 78 dipendenti. 78 dipendenti, secondo voi, nel panorama delle aziende bolognesi, è un'azienda nella media, un po' più grande o un po' più piccola della media? Perché uno pensa, cioè, volontariato sociale, volontariato, quattro sfortunati che sta lì a fare gratis. Ecco, più grande, 78 persone nella media bolognese è un'azienda significativa, rilevante, complessa anche, soprattutto in questo settore, ma comunque mediamente più grande, cioè voi probabilmente lavorerete mediamente in un'azienda più piccola di 78 persone. Un'altra domanda, sociale, cosa vuol dire sociale? Cioè, se tu dovessi spiegare a un tuo amico, anche di media cultura, non uno stupido, ma cosa vuol dire sociale in concreto? C'è lavoro nel settore sociale. Anche noi nell'ingegneria, per esempio, abbiamo una parte di attività nel sociale. Cosa vuol dire lavorare nel sociale? Perché Chiara ha fatto una scelta molto forte, lei ha una laurea forte, aveva un percorso avviato in aziende profit, ha fatto una scelta di lavorare nel sociale. Cosa vuol dire concretamente lavorare nel sociale?
per il bene di altre persone. Sì, abbastanza centrato, cioè siamo sulla strada giusta, poi che dite? Secondo me la definizione è parzialmente giusta, possiamo aggiungere un pezzo perché molti lavorano, anche se tu fai massaggi, adesso dico la prima cosa che hai in mente, lavori per il bene di un'altra persona perché lo fai rilassare, perché però non è detto che sia sociale. Cioè, se tu fai i make-up, per esempio, una stasera c'è una festa o sei sposato e tu le fai del bene perché le fai un bel viso, che poi però non è sociale. Però capisco il senso, ci avvicina già la risposta. Che dite, qualcun altro? Mi vedo oggi un po' distratti, oggi siamo pochi e un po' distratti, però cerchiamo di stare un po' attenti perché stanno dicendo cose praticamente utili per il vostro futuro. Adesso, purtroppo, questo corso delle volte appunto dopo il Covid si è perso un po' l'abitudine a stare attenti alla presenza. Riportiamoci, e poi lo dico anche premiando come riconoscimento per le persone presenti, riportiamoci a una condizione di attenzione che vi fa anche del bene. Vi fa del bene per il vostro futuro per capire a fondo. Qualche suggerimento ancora, poi sentiamo il parere di Chiara per concludere questa cosa. Perché, capito, stiamo facendo il piano, stiamo assistendo, abbiamo questa fortuna anche di sentire da una persona competente che ci dice il piano strategico della sua azienda, il piano di sviluppo della sua azienda per i prossimi anni, un'azienda significativa, rilevante, sociale, e molti, alcuni di voi lavoreranno nel sociale. Ci stiamo quindi chiedendo, è significativa questa azienda? Sì. È complesso il piano strategico, il piano di sviluppo? Sì, è una cosa complessa su cui stiamo imparando, abbiamo la possibilità di ascoltare. Come delimitiamo questo settore? Quest'ultima domanda, poi ridiamo la parola a Chiara per gli ultimi minuti di illustrazione di quest'ultimo concetto e poi facciamo la pausa. Quindi come definiamo questo settore sociale? Quindi far del bene a qualcuno. Gli aggiungiamo un pezzo, sentiamo Chiara come direbbe, come identificherebbe in sintesi questo lavoro nel sociale. Quindi, cosa vuol dire? In poche parole spiegate a una persona che capisce, però che non vuole la definizione super specializzata, ma capire concretamente allora come si individua questo settore. Sentiamo Chiara, ci arrendiamo? Sentiamo Chiara. In realtà non è semplice, si potrebbero avere varie definizioni. Diciamo che lavorare nel sociale significa lavorare in quel settore che è rivolto a garantire l'equità di trattamento verso i cittadini, non l'uguaglianza, l'equità. Cioè riportare alle pari condizioni di opportunità e di standard di vita, persone che per le loro storie, per le loro situazioni, senza i nostri servizi non potrebbero farcela da soli. Quindi possiamo dire, unendo, facendo una crasi, si dice comunque, unendo le definizioni date, fare del bene a persone fragili, a persone che hanno qualche difficoltà in più. Quindi aiutare, lavorare a beneficio di persone che da sole, come dice Gara, non potrebbero farcela, non potrebbero pagarsi da soli i servizi, quindi qualcuno che ha qualche disagio in più, che possiamo dire. Complessivamente come persone fragili, fragile è un aggettivo molto rispettoso perché tutti abbiamo delle fragilità che possono essere di tantissimi tipi, eventi traumatici, difficoltà motorie, insomma, quindi è una Sì, parola che comprende tanti infatti tipi di lo fragilità. usiamo volentieri perché ci permette di lavorare in sospensione di giudizio. Giusto. Perché se io lavoro pensando che quello davanti a me è uno sfigato e si trova in questa situazione perché se l'è cercata, per esempio posso pensare, non so, ex tossicodipendenti più che anche donne vittime di violenza, ti sei cercata un violento, cavoli tuoi, cioè, te la tieni. Ecco, se parto con questo presupposto qua diventa difficile. Per cui la sospensione del giudizio è uno dei criteri fondamentali per lavorare. Posso avere 10 minuti? Sì, dai, Perché facciamo 10 minuti ce la e fate 10 minuti? resistete per la pipì, per tutto. Intanto tenete conto che ciò che sta per dire Chiara è molto importante, non è più facile perché è nel sociale, anzi è più difficile. Cioè fare un piano di sviluppo di un'azienda nel settore sociale è più difficile perché comunque l'azienda
deve comunque avere il suo equilibrio economico, perché non è che sociale uguale tutto gratis, perché chi ci lavora, che delle volte, che spesso è molto specializzato, fa un lavoro molto difficile, deve pur mangiare, deve pagare l'affitto. Non è che perché è sociale, volontariato, tutto gratuito, anzi, c'è un problema di avere equilibrio economico, che nel sociale è ancora più difficile, anche perché spesso c'è la reale abitudine di pagare poco sociale. Gli educatori che fanno un mestiere difficilissimo sono tra i peggio pagati che ci siano. 8 ore all'ora, sono delle tariffe bassissime e non è giusto, però è così. Quindi avere il comune che fanno i bandi risicati all'osso, di fare il ribasso, quindi fare un piano di sviluppo nel settore sociale è difficile, è come fare un piano di sviluppo di qualsiasi azienda, perché è un'azienda nata dal punto di vista di bilancio economico, ma anche un po' più difficile. Quindi sentiamo qual è la prospettiva, il piano di sviluppo di questa Denenta. Sì, è difficile perché aggiungo, di fatto nel mondo della cooperazione è risaputo che si lavora a margine zero. A margine zero perché, le pubbliche amministrazioni pagano i servizi che eroghiamo immaginando di coprire i costi e niente di più. Il problema qual è? Che ovviamente, come capita in qualunque tipo di impresa, ma in qualunque vita di qualunque persona, ci sono gli imprevisti e in questi anni di imprevisti ne abbiamo visto qualcuno. 2020-21 il Covid, poi la guerra in Ucraina, poi l'aumento dell'energia, poi l'inflazione, poi il conflitto israeliano-palestinese, cioè, e adesso c'è stato l'aumento del CCNL, delle cooperative sociali, che finalmente guadagneranno 8,3 anziché 8, però va coperto questo aumento. Quindi bisognerebbe aumentare le rette, aumentare i costi che le pubbliche amministrazioni pagano, che ovviamente non vogliono aumentare. Quindi, come dire, c'è effettivamente quello che viene chiamato terzo settore, terzo rispetto alla pubblica amministrazione, cioè Stato, diciamo, e privato, quindi profit, aziende profit. Il terzo settore quindi ha delle peculiarità particolari, ma sono comunque imprese. Vado velocemente a spiegarvi diciamo, le altre tre direzioni su cui andremo. E, dicevo appunto rispetto alla prima, concludo dicendo che, come vi dicevo, è più faticoso, è più impegnativo coinvolgere i cittadini, però è l'unico modo per diffondere un messaggio e per fare quello che è scritto nella nostra mission, e cioè essere comunque un esempio concreto di modo di fare impresa collaborativa, non competitiva, per arricchire il territorio in cui siamo. Si sta parlando tanto in questi ultimi anni, anche nel profit, della responsabilità delle imprese di arricchire il proprio territorio, non di tenere la ricchezza che producono e tra le due, diciamo, rendere più arido il territorio dove lavorano. La redistribuzione di profitto e di ricchezza, che non è solo una ricchezza economica, ma è anche di capitale umano e quindi sociale, è fondamentale. Non si potrà andare avanti senza. Quindi è un paradigma che tutti dovranno, chi non l'ha ancora fatto, insomma, riuscire ad assimilare. E tant'è che la Regione Emilia-Romagna ha già stilato le linee guida e ha già nominato all'interno della città metropolitana un referente per quello che viene chiamato tavolo della sussidiarietà circolare, che nelle, diciamo, teorie ideali dovrebbero, come dire, riunire attorno a un tavolo le aziende di quel territorio, le aziende profit di quel territorio, la pubblica amministrazione e il terzo settore. E ognuno di questi soggetti, che ha delle caratteristiche, delle peculiarità particolari, deve mettere sul tavolo le proprie ricchezze e esperienze, perché insieme la somma è più dei singoli, e riuscire in qualche modo a fare ripartire l'economia, che sappiamo tutti è abbastanza in crisi. Seconda linea, consolidare progetti e le attività avviate in essere, garantendo l'innovazione nei servizi e la massima efficacia e efficienza. Cosa sto dicendo ai miei soci qua? Semplicemente non sedetevi,
Perché il fatto che io stia facendo un servizio da 10 anni e sia conosciuta magari in tutta la regione perché faccio quel servizio, quindi insomma mi cercano e non ho, diciamo, problemi di discontinuità, non vuol dire che, come dire, ho portato a casa il risultato e adesso vabbè, quello lo do per scontato. No, non funziona così, non funziona niente così. Bisogna comunque riuscire a innovare, cioè a inserire sempre dei meccanismi che ti portano a quello che nella ISO viene chiamato il miglioramento continuo. Terza linea, stringere nuove alleanze nutrienti, le alleanze prima nutrienti arricchenti per noi e per il nostro territorio per favorire l'innovazione aperta e continua. È un po' il concetto che diversamente era stato portato anche prima, quindi mi fa piacere che ho Ritorno. studiato. Nel senso che insieme, da soli non si va da nessuna parte, ma nessuno, neanche l'azienda o il professionista più top del mondo. E occorre trovare alleanze. È fondamentale però allearsi con le persone giuste, cioè con le aziende giuste. Quali sono per noi le aziende giuste? Non tanto quelle che fanno le stesse cose che facciamo noi, quanto quelle che la vedono allo stesso modo, cioè che la cui identità, integrità e mission è simile alla nostra. A me non interessa lavorare con tutte le aziende che lavorano nel sociale, mi interessa lavorare con le aziende che lavorano nel sociale che veramente vogliono fare, diciamo, promuovere un cambio di paradigma. E quindi di diffusione di un messaggio di collaborazione e di diciamo, attenzione agli altri. Ultima linea, consolidare le competenze, investire in aggiornamento continuo, profiling di carriera, garantendo stabilità e durata nelle risorse interne alla cooperativa, innalzamento delle competenze tecnico-professionali trasversali. Quello che dicevo prima, cioè la ricchezza della nostra cooperativa, diciamo, parlo della nostra cooperativa, sono le persone. Se io non ho attenzione alle persone che lavorano per me, io non posso avere la garanzia che loro svolgano un buon servizio, e facciano stare bene le persone fragili di cui ci occupiamo. Perché se una persona, un lavoratore non sta bene lui, non può occuparsi di una persona che sta peggio. Quindi io devo essere molto attenta ai miei lavoratori e anche alla loro, diciamo, al loro piano di carriera, cioè alla loro crescita interna. Perché, come dire, devo riuscire a guardare ogni persona non solo per quel che fa in quel momento dentro la nostra cooperativa, ma anche per quello che potrebbe potenzialmente fare. Perché magari ha un proprio talento o ha un proprio desiderio, gli piace. Io quando ero laureata in sociologia, il mio desiderio più grande era diventare psicologa. Chi lo sapeva? Cioè, cioè l'azienda dove lavoravo prima? No, ovviamente. Quindi se qualcuno me l'avesse chiesto, magari sarei rimasta a lavorare lì. Scorro velocemente perché appunto avete la pausa, ma poi magari vi lascio comunque Benissimo. questo. Perché sono degli spunti diciamo, di riflessione da cui partiranno in assemblea diciamo, dei giri di parola. Perché? Perché cerco di stimolare le persone nel vedere e immaginare il tipo di cooperativa che saremo da qui a 5 anni e che vogliamo essere, no? Quindi, che tipo di organizzazione, quando un'organizzazione cresce, ovviamente deve essere flessibile perché io non posso lavorare oggi come lavoravo 10 anni fa, parlo a livello organizzativo, è chiaro che ho dovuto avere uno sviluppo e devo mantenere questo sviluppo, però ci sono varie teorie, vari modelli e noi ovviamente ne abbiamo uno o alcuni che ci piacciono di più e quindi cerchiamo con queste slide che non vi sto a raccontare, se no non vi lascio più andare. Diciamo, valorizzare la discussione e la riflessione. Non usiamo organigrammi verticali, usiamo le bolle, proprio perché c'è questo tipo di idea di impresa. Non usiamo l'organizzazione convenzionale, gerarchica, tradizionale in linea, ma usiamo appunto quella adattiva.
cerchiamo appunto di interrogarci su questo tipo di domande, insomma, di riflessione, di spunti, compreso se. E questo lo dico per così nella pausa ci pensate, se restiamo piccoli siamo più attenti alla qualità e riusciamo a monitorare meglio la qualità che eroghiamo, se diventiamo grandi perdiamo la nostra identità perché diventeremo talmente grandi che non riusciamo più a governare così puntualmente la qualità. Questo è un grande tema. Penso forse, quindi quale modello di impresa? Interessante anche questo, perché nel sociale, stranamente, uno si aspetta appunto piccole aziende, addirittura un po' così con un bilancio che non c'è o tutto grazie. Invece, c'è un accorpamento in cooperative grandi, perché le piccole non ce la fanno. Quindi se uno è come loro, non è piccolo, però insomma a dimensioni medie, vede che i grandi tendono a schiacciare, quindi si trova in un bivio, o diventiamo più grandi o facciamo fatica. Strane cose, no? Perché Sì. nel settore sociale bisogna diventare grandi, uno si aspetta invece il contrario, dice, ma dai, punto sul servizio, invece no, perché non rischio di non avere più equilibrio. Poi c'è il problema anche finanziario, perché è grossissimo, perché gli enti ti pagano con un grandissimo ritardo, quindi hai pochi soldi, in più devi anche anticiparne un sacco, quindi devi chiedere alle banche, per favore aiutatemi, quindi c'è Lavoriamo, ma anche che questo. succede? Sì, voglio un po' scoraggiarvi, sto scherzando. No, in realtà il sociale è un mondo bellissimo, però sapete che ci sono, voglio dire, essere chiaro su quali sono difficoltà. Anche essere chiaro sul fatto che le cose che stiamo imparando qui sono da applicare anche nel sociale. Chi di voi lavora nel sociale, vi è un augurio, perché è una cosa bellissima, dovrà comunque applicare le cose che stiamo imparando qui, tutte, quindi dal digitale, l'economico, controllo gestione, tutte. Non a caso Chiara è un gran tecnico, non è solo una persona di cuore, ma è anche una persona tecnica. E tutti dobbiamo essere un po' tecnici, anche lavorando nel sociale. Allora, ultimi Io ho minuti, finito, finito, c'è nel un senso che compito vi per lascio loro, con quindi ecco. Brian Robertson, l'olocrazia, e quindi questi quattro principi su cui questa organizzazione olocratica, secondo questo esperto, insomma, ha fissato questi quattro principi e sono, diciamo, il suo modello di impresa per avere un'impresa flessibile, in grado di fronteggiare diciamo, gli imprevisti o comunque insomma i problemi che ci possono essere sia sull'esterno del mercato sia sull'interno. E secondo lui, insomma, questo modello di organizzazione, di gestione favorisce l'innovazione e la capacità comunque di fronteggiare imprevisti. Che per definizione non posso prevedere e quindi non riesco a dotarmi a priori di strumenti per fronteggiare. Quindi diciamo, la sua soluzione non è quella di irrigidire per essere sicuri di monitorare e controllare tutto, ma è quello di aprire. Io veramente non avevo preparato un compito da No. darvi. Date un compito generico, date un consiglio alla Venenta per il suo piano di sviluppo per i prossimi anni, che Chiara ci ha illustrato come fossimo colleghi e soci facendoci un'ora di questo. Grazie Chiara, allora Grazie a facciamo voi. una pausa e ci vediamo tra un quarto di ora. Adesso abbiamo un intervento sempre sugli argomenti di innovazione con alcuni casi aziendali. E poi abbiamo un altro intervento sulle agevolazioni, che sono un aspetto rilevante, un facilitatore per quanto riguarda il sviluppo delle imprese, che aiutano appunto a migliorare le aziende con un po' di soldi in più, con un po' di contributi che servono anche da stimolo, perché hanno delle regole, questi contributi che incentivano le aziende nel fare qualcosa di nuovo. È nuovo anche rispettoso di alcuni criteri, per esempio ambiente, ecologia, sostenibilità, oltre che innovatività. Do la parola allora prima a Carola e poi ad Alessandro, che spiegano questi due concetti. Poi concludiamo insieme alle ore 13. Carola, te la parola e condividi tu. Sì.
Grazie, buongiorno a tutti. Io oggi vi espongo la differenza tra la ricerca e sviluppo e l'innovazione e cosa, diciamo, questi concetti vanno a, diciamo, centrare, a collegarsi rispetto ai business plan e lo sviluppo di impresa. Perché? Perché i termini ricerca, sviluppo e innovazione, adesso sono. Si sentono spesso, li avrete sentiti in moltissime occasioni, sia in termini di agevolazione, sia in termini proprio di normale, diciamo, ragionamento che si fa all'interno delle aziende, ma molto spesso vengono, considerati la stessa cosa. Sono invece due filoni differenti, perché intendono proprio un tipo di attività innovativa differente. La ricerca e sviluppo è un'innovazione assoluta per il settore di riferimento, quindi una vera e propria invenzione per quel settore, per quell'azienda, con l'obiettivo quindi di creare qualcosa di nuovo che quindi non esisteva e generare di conseguenza nuove conoscenze per il settore di riferimento. L'innovazione invece è un'innovazione intesa come un'innovazione relativa che vada oltre la routine aziendale e consenta all'azienda di trasformare un'idea in una vera e propria applicazione della stessa utile alla propria azienda e al proprio mercato. Questa dà proprio il là a quello che è lo sviluppo dell'impresa. Entrambi questi filoni partono logicamente da un'esigenza aziendale, cioè dal risolvere un mal di pancia, quindi con l'obiettivo di dire io azienda voglio migliorarmi, innovarmi, crescere, modificare qualcosa che oggi ho e voglio fare diversamente o creare qualcosa di nuovo rispetto a ciò che esiste, proprio con l'obiettivo di sviluppare non solo me stesso, ma anche il settore o comunque la propria azienda. Strutturare un business plan, quindi un piano strategico che implica poi un'attenzione al fatto che sia pluriennale e dinamico, perché non può essere statico e consolidato in un solo anno, ma deve avere logicamente una visione pluriennale. Consente all'azienda di strutturare anche il proprio sviluppo grazie a progetti di innovazione e/o di ricerca e sviluppo. Questi progetti sono tra l'altro anche finanziabili con le agevolazioni come il credito d'imposta innovazione, poi sulle agevolazioni parlerà dopo un mio collega, ma proprio per farvi capire che anche lo Stato investe sul fatto che le aziende mettano l'attenzione a creare progetti per svilupparsi, perché i progetti di innovazione consentono all'azienda di crescere concretamente. Un'altra cosa che vi dico su questo è che si collega molto al business plan perché è un modello, cioè perché all'interno di un modello di piano industriale c'è la necessità obbligata di definire dei tasselli, no, per prevedere il cambiamento dell'azienda, la crescita di quell'azienda lì, lo sviluppo. Com'è che si fa? Sicuramente partendo dall'ESIS, no, dell'azienda, facendo un'analisi di mercato e su queste basi creare una sorta di piano di sviluppo, piano di innovazione che comprenda anche dei veri e propri progetti. Il progetto è un tipo di attività che l'azienda fa impiegando risorse interne ed esterne che vanno a ragionare sul problema, quindi sul mal di pancia, logicamente possono essersene più di uno, e vanno a sviluppare e a progettare come trovare le risorse, sia economiche, finanziarie, che proprio pratiche in base alle tecnologie o comunque alle evoluzioni che si devono andare a creare per arrivare a concretizzare l'idea. L'innovazione passa da un processo che vede un'analisi dei requisiti e arriva fino alle fasi di progettazione e diciamo, validazione degli stessi e può avere esiti positivi o negativi, quindi non per forza deve nascere
con la prospettiva di essere sicuramente il progetto che risolverà o che consentirà un certo tipo di sviluppo e non ci sarà bisogno di modificarlo o di avere degli intoppi o delle, diciamo, variazioni durante l'iter. Anzi, è probabile che partendo da un mal di pancia si pensi a un progetto che poi nel tempo si modifica. Questo è il motivo per cui un business plan completo prevede anche una sua dinamicità, quindi un suo cambiamento e evoluzione in base a come evolvono i progetti. E su questa base, che spero sia chiara a tutti, vorrei portarvi qualche caso, un po', diciamo, sia negativo che positivo, di come l'aspetto dell'innovazione e gli aspetti legati a proprio i progetti, le progettualità di un'azienda possono unirsi alla necessità di sviluppare un proprio piano strategico e il proprio business plan. Noi abbiamo gestito alcuni casi, alcuni di successo, altri che invece hanno avuto degli ostacoli o comunque dei fermi o delle variazioni durante l'iter che ci hanno fatto ragionare su appunto delle criticità che si erano create che non si erano viste da subito. Vi voglio raccontare prima di tutto queste. Ci sono stati dei casi su cui abbiamo lavorato come gruppo ingegneria sul piano strategico di un'azienda, sullo sviluppo di un'azienda, partendo da un mal di pancia di quell'azienda lì. L'azienda logicamente ci aveva raccontato che però era un mal di pancia molto, come posso dire, focalizzato su un piccolo aspetto rispetto a tutto lo sviluppo dell'azienda e il cliente ha richiesto l'intervento su solo quel piccolo mal di pancia che poteva essere, ce ne sono stati diversi di esempi, ma magari uno più legato a l'organizzazione magari degli ordini di produzione rispetto alla progettazione degli ordini stessi e la verifica a magazzino delle risorse e quant'altro, quando però l'azienda aveva altri mal di pancia da gestire che per varie ragioni non aveva condiviso con noi. Questo cosa ha portato? A focalizzare sia noi che l'azienda su un solo mal di pancia che poteva portare un'innovazione, come ho detto prima, ma che per quanto l'innovazione si sia stata, perché poi il risultato l'abbiamo proposto come progetto proprio di sviluppo di quell'azienda e di risoluzione di quello specifico mal di pancia, non ha però risolto e non ha quindi aiutato in una maniera più complessiva lo sviluppo di quell'azienda lì. Perché? Perché i mal di pancia di quell'azienda, i mal di pancia veri, cioè i problemi che realmente impattavano sul suo sviluppo, erano altri. Quindi questo per farvi ragionare, cioè per ragionare insieme sull'attenzione ad approfondire quali sono i veri motivi per cui un'azienda deve andare a organizzare un proprio piano strategico e quali progetti di innovazione ed anche di ricerca e sviluppo può andare a mettere in campo perché realmente facciano la differenza rispetto a come era prima l'azienda e a come sarà grazie a quei progetti. Perché se il progetto lo si fa fine a se stesso, quindi solo con l'idea di risolvere un piccolo aspetto che però non va a impattare sullo sviluppo dell'azienda, a quel punto diventa un'innovazione che non genera un beneficio a lungo termine e perde, oltre a perdere proprio l'interesse al progetto stesso, perde proprio la prospettiva che avrebbe invece il progetto di innovazione per come nasce, perché nasce proprio dall'idea di poter trasformare un'idea in qualcosa che vada a sviluppare la propria azienda. Se questo non funziona, vuol dire che era stato individuato male il problema. E come si fa questa, diciamo, questa analisi allora? Perché si potrebbe dire, beh, se l'azienda ti ha raccontato solo un mal di pancia e ne aveva altri, è un problema di quell'azienda lì. In realtà
anche il nostro compito è andare proprio a avere una visione ampia dell'azienda che consenta, facendo un ESIS concreto e completo dell'azienda e l'analisi di mercato che, diciamo, che è attorno ad essa, capire quali sono i propri mal di pancia, anche quelli inespressi. Questo va anche a diciamo, consolidare il concetto proprio di lavoro di qualità, no? Perché la qualità implica che tu vada a rispondere a delle esigenze, anche le esigenze nascoste del cliente, quindi non solo quelle espresse, ma anche quelle nascoste del cliente che magari anche lui non riesce a vedere in maniera concreta. Questo consente di individuare le necessità e strutturare da subito i progetti che vadano proprio nell'ottica di innovazione di quell'azienda e di suo conseguente sviluppo. Altri casi interessanti che abbiamo vissuto sono casi in cui da un progetto di innovazione si crea la necessità di strutturare un piano strategico. Perché? Perché quando con un'azienda ragioni su come vuole innovarsi, migliorarsi, cambiare magari il proprio settore, cambiare il proprio prodotto, il proprio servizio o rivoluzionare il proprio processo, magari trasformandosi come società internamente o come processo proprio in termini di interconnessione aziendale o di reparti e quant'altro, da quei progetti si può strutturare un piano strategico aziendale e quindi capire la differenza tra i progetti che possono essere di innovazione e di ricerca e sviluppo e collegare quelli a step che vanno effettivamente a sviluppare l'azienda in termini concreti, anche in ottica pluriennale, consente di strutturare un piano strategico molto concreto e finalizzato su progetti di innovazione che vadano a fare la differenza per quell'azienda lì. Questa era un po', diciamo, una panoramica che volevo offrirvi sulla differenza tra l'innovazione e la ricerca e sviluppo, ma come il loro collegamento al piano strategico, al business plan, fosse comunque molto, molto forte. Non so, Massimo, se può bastare o se vuoi che faccia altri esempi. Sì, sì, avete sentito anche il linguaggio che ha usato la persona che ha parlato, relatrice, ha parlato quindi di mal di pancia come modo concreto per dire il bisogno aziendale, quello che nel linguaggio del marketing si chiama rovina, bisogno bruciante che deve essere risolto, ha parlato della distinzione tra innovazione e ricerca e sviluppo, dove ricerca e sviluppo comprende innovatività in senso assoluto, quindi non soltanto innovativo per l'azienda, ma in senso più assoluto, e anche con alcuni casi. Osservazioni e domande sono sempre gradite, anche nei prossimi giorni, via mail o con il sito, potete chiedere delle cose e poi vi metto in contatto e vi metto poi in contatto con i relatori. Adesso diamo la parola, se non ci sono altre osservazioni, ad Alessandro per la parte di agevolazioni mirate all'innovazione, quindi sostegno al piano strategico di un'azienda. Immaginate prima il caso di Venenta, il caso reale che abbiamo ascoltato prima, e come le agevolazioni possano essere di grande aiuto per questi casi, dove la coperta è un po' corta, ma comunque c'è bisogno di uno stimolo in più, di un aiuto in più per completare il piano di sviluppo. Quindi ascoltiamo Alessandro e poi concludiamo con le ultime cose di questa mattina. Sì? Ok, buongiorno a tutti e a tutti. Appunto sono Alessandro Rizza e da circa 2 anni e mezzo mi occupo di agevolazioni. Per agevolazioni intendiamo quindi un po' tutti gli incentivi fiscali statali che appunto i vari ministeri o in generale lo Stato mette a disposizione per le aziende al fine appunto di agevolare i loro progetti. E chiaramente perché diventa centrale e importante parlare di agevolazione nel momento in cui ci addentriamo all'interno di una relazione di un piano strategico? Perché chiaramente ci sono degli incentivi fiscali che, oltre ad essere, diciamo, sempre attivi, sempre fissi, sono volti appunto a sostenere chiaramente degli investimenti
volti a digitalizzare l'impresa, adottare delle tecnologie più sostenibili e quindi chiaramente incentivi strettamente però relazionati non a qualsiasi tipo di investimento, ma ad un tipo di investimento ovviamente improntato sulle tematiche attuali che conosciamo. E premetto, prima di addentrarmi brevemente all'interno del discorso, di fare un attimo una divisione tra le agevolazioni, perché le agevolazioni possono essere molto concretamente in fondi perduti. Quindi io investo 100.000 euro in un nuovo macchinario e ne prendo 50.000 a fondo perduto. Possono essere dei finanziamenti a tassi agevolati e quindi dei finanziamenti restituisco tutto, ma ovviamente non pago gli interessi. Al giorno d'oggi chiaramente rivolgersi ad una banca è un po' complesso sotto un certo punto di vista, proprio perché i tassi di interesse sono veramente molto alti. Oppure possono essere i crediti d'imposta. Crediti d'imposta, quindi un risparmio proprio sulle imposte, in relazione ovviamente all'utile netto che un'azienda ha avuto in quell'anno, mi permettono di risparmiare proprio sulle imposte. Perché faccio questa divisione tra crediti d'imposta e, diciamo, bandi? Perché i crediti d'imposta sono delle misure appunto automatiche, tra virgolette, attive. Faccio un investimento per essere molto concreti, appunto, un nuovo macchinario che mi permette di essere monitorato da remoto, quindi risponde chiaramente ad una tecnologia molto avanzata. Questo tipo di investimento può essere agevolato con un credito d'imposta, ma in maniera molto appunto automatica. È chiaro che ovviamente bisogna essere, come dire, seguiti, quindi all'interno di un team che fa un piano strategico, avere qualcuno che abbia anche delle competenze sotto questo punto di vista diventa importante proprio al fine di andare a risparmiare sul costo dell'investimento totale. Questo cosa vuol dire? Che appunto i crediti d'imposta bisogna considerarli nel momento in cui io sto facendo un piano strategico e sto introducendo chiaramente delle nuove applicazioni che si riguardano industriali, che riguardano i metodi di produzione, la gestione delle risorse. Accanto ai crediti d'imposta abbiamo però i famosi bandi, bandi che in realtà all'interno di un piano strategico sono importanti, ma hanno un po' la pecca di non poter essere, come dire, previsti, perché come funzionano i bandi? Esce un bando, io ho un mese per preparare il progetto, presentarlo e fare tutte le procedure. Da quando esce il bando? Non so che bandi usciranno, ma domani mi sveglio ed esce un nuovo bando per agevolare, non so, l'introduzione di nuovi macchinari nelle tornerie o in generale nelle aziende manifatturiere. Chiaramente un piano strategico che in quanto tale appunto prevede una strategia d'azione, quindi anche un piano, quantomeno per esempio triennale, è un po' difficile andarla a legare ai bandi, in quanto i bandi sono spot, escono, durano un mese, si chiudono e poi devi attendere o una nuova edizione o un rifinanziamento della dotazione finanziaria messa a disposizione dal Ministero. Quindi avevo previsto 1 miliardo di euro in questo tipo di tecnologie, arrivano domande per 2 miliardi, o lo Stato fa un incremento della dotazione finanziaria volta a finanziare tutti i progetti finanziati, tutti i progetti presentati, oppure chiaramente la parte che è rimasta fuori rimane fuori e non viene finanziata. Perché sono importanti appunto le agevolazioni all'interno di un piano strategico e quindi di un business plan? Perché poi lì andiamo a fare anche in una parte che probabilmente può essere anche approfondita, proprio dei conti alla mano, cioè io ho un costo di un investimento e un ritorno su quest'ultimo. L'obiettivo è capire quando io vado a raggiungere il break-even point, quindi quel punto di pareggio. Ho speso 1 milione, il mio milione sta generando introiti, quando recupererò quel milione? Tra un mese, tra un anno, tra 5 anni, quindi arrivare a un punto di pareggio. Con le agevolazioni chiaramente questo può essere tutto, questo punto appunto di pareggio può essere raggiunto prima, proprio perché mi permette di avere un recupero sull'investimento fatto, che riguardi appunto macchinari, ma che riguardi anche tipologie di consulenze, che riguardi anche opere edili, in quanto in base alla tipologia del bando, io ho delle spese ammissibili. Con questo bando posso rifare tutti gli uffici e cambiare tutti i computer. Con un altro bando posso agevolare l'introduzione di un nuovo gestionale, di un nuovo CRM e così via. Quindi sono importanti alla misura che mi permettono ovviamente di recuperare per un ritorno dell'investimento prima. Come vi dicevo, appunto, è un po' complesso a mappare nello specifico questo tipo di agevolazioni. Parlo di bandi proprio perché sono spot,
Per esempio, io ho iniziato a fare questo lavoro più o meno subito dopo la pandemia e più o meno subito dopo l'approvazione del PNRR, che ha generato una quantità di, e ve lo dico sinceramente, esiste, viene messo in atto, funziona, o comunque ha delle pecche, ma funziona. Ci sono effettivamente tantissimi bandi, tantissime opportunità che le aziende vogliono, possono seguire, ovviamente se vogliono. Se soprattutto si convincono del fatto che sono strumenti che possono essere funzionali. Quindi da ovviamente l'ondata del PNRR, quindi tantissimi miliardi messi a disposizione, sono appunto divisi poi tra le varie regioni o comunque il Ministero che vanno a pubblicare appunto i loro bandi finanziati appunto da queste risorse. Appunto, dicevo, difficile prevedere la pubblicazione di un bando, invece è molto chiaro prevedere la fruizione appunto di agevolazioni fiscali come i crediti d'imposta, crediti d'imposta che ha menzionato prima la collega, come per esempio appunto credito d'imposta innovazione. Prima la collega spiegava che per innovazione si intende appunto l'introduzione di appunto un'innovazione, quindi di un modo di lavorare diverso che prima in azienda non si faceva. Caso concreto, prima non avevamo un gestionale per mappare, non so, le presenze o meno dei dipendenti, decido di introdurre un gestionale che automaticamente vada a appunto mappare la presenza dei dipendenti. Quindi ci saranno degli amministrativi che non faranno più il lavoro manuale, ma saranno appunto automatizzati attraverso l'introduzione di questo nuovo sistema. L'introduzione di questo sistema, ma soprattutto le persone che devono lavorare al fine di far funzionare questo sistema, sono tutti costi ovviamente agevolabili. Quindi, in un piano strategico dove io ho delle iniziative al fine di ottimizzare, quindi di far profitto, perché chiaramente l'obiettivo di un piano strategico è quello di appunto mettere a punto tutta una serie di nuove soluzioni al fine di accrescere il profitto. Tutto questo può essere fatto appunto sfruttando queste agevolazioni che sono sicure, ma sicure intendo che ovviamente ci devono essere dei requisiti, quindi io devo avere un grado di innovazione, devo introdurre appunto una tecnologia abilitante che magari prima non c'era. Una volta fatto, però, io posso accedere appunto in maniera automatica, seguito ovviamente da tecnici che lavorano alla pratica stessa, usufruire di questo credito d'imposta. Questo credito d'imposta che proprio mi permetterà di appunto risparmiare sulle imposte che ogni azienda paga tutti gli anni su appunto l'utile netto. Io a fine anno ho 30.000 euro di tasse da pagare allo Stato in virtù appunto dei miei guadagni, tuttavia però ho fatto queste agevolazioni che mi hanno permesso di accumulare 20.000 euro. Io a fine dell'anno pagherò solo 10.000 euro di tasse. Quindi è strettamente importante considerare soprattutto questo tipo di agevolazioni in quanto chiare, sicure, poi di anno in anno esistono, cambiano un po' le aliquote. Adesso stiamo vedendo, ma non entro nello specifico, appunto un nuovo pacchetto di crediti d'imposta fondati proprio sul 5.0, quindi agevolare investimenti che non solo hanno un altro grado di, cioè che incorporano in sé delle tecnologie abilitanti come l'IoT, come l'intelligenza artificiale, ma soprattutto che devono avere anche diciamo, un risvolto da un punto di vista ambientale, quindi dimostrare non solo che l'investimento è altamente digitale, ma è altamente digitale e sostenibile. Questo mi permette appunto di accedere a dei crediti d'imposta con delle aliquote non indifferenti, perché poi appunto parlo di casi concreti, sono delle aliquote che anche al 40%, quindi se io prendo appunto un nuovo sistema che mi permette non solo di introdurre di digitalizzazione, quindi un altro grado di tecnica, ma di risparmiare sulle emissioni che a fine anno emetto nel mio sistema produttivo, questo mi permette di recuperare il 40% del totale dell'investimento, che banalmente su 100.000 euro sono 40.000 euro che a me ritornano. E quindi nella costruzione appunto di un piano strategico che ha al giorno d'oggi soluzioni volte appunto alla digitalizzazione, che comporta chiaramente meno costi, alla sostenibilità, perché comporta chiaramente meno costi, il tutto ovviamente unito anche a un po' di etica, questo fa in modo che chiaramente io ho un ritorno sull'investimento non indifferente, che mi permette di crescere solo di più, perché arrivo a quel punto di pareggio prima e posso ovviamente adesso reinvestire magari in nuovi progetti sempre di innovazione e sostenibilità. Quindi, per concludere, appunto,
Le agevolazioni sono appunto una parola molto generica, però sono uno strumento che deve essere secondo me ancora più conosciuto rispetto a come oggi e far capire l'importanza, perché effettivamente molto spesso magari dei soldi messi a disposizione dal Ministero non arrivano neanche a esaurirsi, perché le imprese non prendono questi fondi per non conoscenza, per poca magari fiducia nelle istituzioni, ma sono pacchetti di fondi messi a disposizione per le imprese. Usarli permette chiaramente di investire, cioè di avere un maggior profitto poi in linea generale proprio sulla rendita dell'impresa nei prossimi anni. Questo può accadere anche per delle imprese piccole, per delle imprese, ma anche semplicemente uno di voi che ha un'idea su uno sviluppo preciso o di, non so, un applicativo, di una nuova piattaforma, di una nuova app, di una qualsiasi cosa, può essere finanziata ovviamente dalle agevolazioni, quindi da bandi a cui si partecipa appunto come persone fisiche, ti presento il mio progetto, tu Stato me lo vuoi finanziare, e quindi sono sempre secondo me da considerare nel momento in cui ogni azienda o persona fa appunto un investimento, ma appunto di qualsiasi tipo, che riguarda la linea produttiva, che riguarda delle opere edili, che riguarda semplicemente delle consulenze su o la gestione delle risorse. Quindi tutto un insieme di spese ammissibili, che veramente ne troviamo di qualsiasi tipo, che permettono appunto all'impresa di poi avere un ritorno non indifferente sull'investimento fatto. Quindi appunto è un punto, soprattutto che vi posso, da considerare sempre nei piani strategici. Faccio tutto, metto a punto il mio modello di business e penso in maniera molto concreta con dei professionisti a come poterlo agevolare, perché ci sono dei fondi, diciamo, l'intelligenza, tra virgolette, sta nell'intercettarli e nell'usarli. Questo è un po' in linea generale, la funzionalità e l'importanza che possono avere questi crediti d'imposta e queste agevolazioni nel momento in cui si va a redigere un business plan o appunto un piano strategico. Direi che. Grazie Sandro, ha dato un taglio un po' tecnico a questo punto, che è fondamentale, di grande aiuto per lo sviluppo delle imprese, per il piano di sviluppo. Considerate che per esempio la Veneta, ma molte aziende che sono qui a testimoniare, non riuscirebbero a fare queste cose, le cose che fanno, se non avessero un po' di agevolazioni, un po' d'aiuto. Le agevolazioni sono di tanti tipi, c'è cioè il finanziamento in conto interesse, cioè il prestito bancario, il prestito di qualche o il prestito di qualche ente, business angels o investitori industriali, investitori finanziari, o anche enti pubblici. C'è il contributo a fondo perduto, ci sono i crediti imposta, ci sono anche i progetti europei che sostengono l'innovazione e lo sviluppo delle aziende. Spesso chiedono qualcosa in cambio, che spesso sono cose anche positive, cioè per esempio dicono ti aiuto se rispetti certe regole, per esempio adesso sta arrivando 5.0, Industria 5.0, che dice ti aiuto se interconnetti le tue macchine industriali, se fai del software che ti consente di risparmiare, se risparmi fa bene a te, impresa, fa bene anche all'ambiente perché consumi meno e probabilmente inquini anche meno. Allora, grazie Alessandro, e completiamo ancora con l'ultimo quarto d'ora insieme con alcune cose, sì, grazie, che sono. Oggi abbiamo fatto un incontro un po' più tecnico, abbiate pazienza, ma sono cose, abbiate pazienza, nel senso abbiate tenacia nell'ascoltare, nell'imparare queste cose un po' più specifiche, concrete, tecniche, perché vi fanno anche molto bene per il vostro futuro. Quindi ora. Ecco, si sente sempre bene anche da casa, vero? Confermate che è tutto a posto, mi pare di sì. E Sì, passiamo quindi agli ultimi argomenti di oggi, che sono questi. Intanto vi chiedo di farvi un appunto che poi trovate anche qui nel materiale didattico che è sempre condiviso e a vostra disposizione, farvi un appunto sui compiti per casa che potete fare se volete un aiuto anche a ripassare. Io sono poi a disposizione per
correggere per aiutarvi a completare questi compiti. Questi erano i compiti della volta scorsa fino al numero 10 e invece abbiamo aggiunto oggi il questionario di soddisfazione. E poi oggi abbiamo in quest'ultimo tempo che ci resta da fare questi argomenti, cioè esempio di piano strategico, dicevo, è un sinonimo di business plan. È particolarmente utile questo argomento. Come si compone, secondo voi, un piano strategico? Detto anche appunto business plan, detto anche piano industriale, perché è un linguaggio un po' più giuridico, economico-giuridico. Quali sono i capitoli che immaginate dentro questo piano strategico? Devo vedere uno pratico, però vorrei anche da parte vostra, anche da casa, un'intuizione, uno stimolo su quali sono i capitoli che immaginate dentro questo documento. Cioè, voi dovete fare un po' come ha fatto Velenta. Dovete dire come sarà la mia azienda nei prossimi 3 anni, come evolverà. E così come anche una, se sia una startup, sia un'azienda consolidata, potete fare un business plan anche di un'azienda che ha 100 anni, non solo su una nuova impresa, anche perché poi c'è comunque, come abbiamo visto, necessità di innovare costantemente. Possiamo ben immaginare che ci sarà una parte di prodotto, cioè cosa produciamo oggi, cosa produrremo, ci sarà una parte sulle attrezzature, una parte sulla squadra, cioè chi ci lavora dentro, ci sarà una parte sul piano economico-finanziario, una parte sul piano marketing, sono questi grossi capitoli, è giusto una parte anche sulle agevolazioni, un capitolo sulla proprietà intellettuale. In sintesi, molte delle cose che abbiamo detto vanno a finire dentro, sono i capitoli del business plan che abbiamo detto e che diremo. Vi faccio vedere un esempio di business plan aziendale. Ecco, vado rapidamente, mi interrompete se avete delle domande, delle osservazioni. È veramente un argomento molto importante questo per aiutarvi a applicare queste cose nel vostro lavoro un domani. Intanto, vedete qui, questa è un'applicazione anche su un'azienda, ma per rendere più concreto potete applicare sulle aziende che preferite, di qualsiasi tipo. Come vedete, stiamo cercando di dare, stiamo dando esempi di tanti settori. Per tutto il nome, che abbiamo già chiarito, considerate che la parola strategia, che a me piace, infatti avrei voluto chiamarlo piano strategico, però è più diffuso il nome business plan, anche se è la stessa cosa, però il nome più diffuso, appunto più comune è questo. Strategia è un termine di guerra, che però, grazie a Dio, si può estendere anche non solo alla guerra, che è un nome che cioè, significa come utilizzare le risorse per vincere, quindi aziendalisticamente arrivo. Come per l'impresa è molto interessante questo termine, perché vedete l'imprenditore organizza le risorse di un'azienda, che dell'impresa, che sono le persone, i soldi, i macchinari, i capannoni. Sì. Questo file ve lo condivido, sì, lo metto subito nelle risorse del materiale didattico, e quindi facciamo così. Ve lo metto qui, dunque, il link che può visualizzare. E lo metto qua, e lo metto qui nel materiale didattico, bravo, sì che sì. Ha osservato giustamente questo, ve lo metto subito a disposizione. Sì, è molto interessante questo documento. È una traccia di lavoro che vi potrà servire anche nei prossimi anni. Molto pratico, così, ecco qua. Poi scrivo questo. Ecco qua. E lo trovate all'inizio come tutto il materiale didattico. Ora, lo scorro perché i capitoli li conoscete già quasi tutti, quindi mi soffermo solo su alcune parti. Una è questa. Perché fare il business plan? Quindi perché scrivere questo documento? Per i stakeholder che sono i portatori di interesse, che possono essere, che sono i clienti, i fornitori, i soci, le banche, chi abita vicino perché potresti inquinarlo, e chi ha interesse sull'azienda.
per la reputazione dell'azienda, che è fondamentale perché poi va insieme alla community, community nel senso a chi è la famiglia dell'azienda, chi sta intorno, chi vuole bene all'azienda, che è opportuno che ci siano persone che vogliono bene all'azienda, perché questo è uno dei punti più importanti per la vita nel tempo dell'azienda. E poi per consolidare il gruppo di lavoratori, oggi spesso c'è un problema di trovare persone brave. Allora, un buon business plan serve anche a consolidare il gruppo, anche a dire la strategia, cioè a condividere la strategia, a dire guarda, tu lavori in questa azienda, sappi che l'azienda sta andando in questa direzione. Questa è anche una leva motivazionale, perché il vento è sempre favorevole per chi sa dove va. Questa è una frase di Seneca che è fondamentale nella direzione aziendale, ma anche nella vita della persona, cioè se una persona sa dove vuole arrivare, è più probabile che ci arrivi, è più probabile che ci siano un po' di condizioni di contesto e di condizioni di contorno che l'aiutano. Se invece uno è spaesato, è più difficile che arrivi se non sa dove deve arrivare, dove vuole arrivare. Per le banche, per i soci, per gli investitori, per i crowdfunding, vuol dire piccoli finanziatori diffusi, per il tribunale, per le esigenze alimentari, quindi per alcuni scopi anche più tecnici, specificamente in situazioni di crisi. Ecco, quelle parti blu sono applicazioni specifiche su un caso, ma è bello anche che siate voi a applicare sui casi che ritenete. Verso dove si deve portare? Perché un conto è per chi lo fa, e un conto verso dove deve portarti il BSPLA. Quindi ti porta a essere utile per i clienti, essere utile è una chiave, una regola generale per il successo delle imprese. Se fai delle cose che servono, è molto più probabile che tu riesca a stare bene, a vivere nel tempo. Cash vuol dire cassa, soldi. Purtroppo, in ambito soprattutto finanziario, cioè le banche, gli investitori finanziari badano molto ai soldi. Tu dici, beh, perché cosa devo badare? Le poesie. Sì, cioè i soldi è chiaro che sono un fine ultimo, però i soldi sono un fine che se l'azienda è sana viene automatico. Addirittura delle volte i soldi arrivano in maniera molto indiretta. Cioè, capito? Se tu devi andare, per esempio, da Milano a Bologna, tu puoi prendere, portando un carretto di merce, tu puoi caricare la merce sul carretto e cominciare a spingere. Oppure ti puoi mettere a fare dei calcoli matematici. Tu dici, ma sei scemo che fai dei calcoli matematici, che devi portare 100 kg di roba? Sì, però se tu fai calcoli matematici, può darsi che tu scopri il motore e quindi poi che riesci a portare il carretto molto più velocemente. È chiaro? Allo stesso modo, come si diceva prima Chiara di Menenta, loro hanno fatto un piano strategico in cui fanno un giro un po' più contorto, che inizialmente anche porta meno reddito, quindi è un po' più lungo, però porta più vantaggio nel tempo. Cioè i soldi interessano a un certo tipo di investitore. È vero che nel business plan spesso i soldi sono il fine ultimo, però soldi nel tempo, non solo nell'immediato. Delle volte fare soldi nell'immediato può essere controproducente, o comunque non è l'unico aspetto da considerare. È più la vita dell'azienda nel tempo. Poi il business plan, siccome è una caratteristica anche finanziaria, e spesso viene dato anche, fatto anche per investitori finanziari, per esempio per le banche, per chiedere soldi alle banche, alla banca dice io oggi ti presto 100.000 euro, però mi rassicuri che poi dopo un anno mi dai 120.000 o dopo, insomma, in alcuni anni sei in grado di restituirmi un po' di più, e quindi per questo c'è un aspetto, un accento specifico sul cash, che vuol dire soldi. Testuggine, quindi per la solidità aziendale. Testuggine, sapete, è un simbolo della strategia romana, dell'esercito romano, che rappresenta un modo di fare, di gestire l'esercito in modo particolarmente difensivo, o meglio, non vuol dire che non attacca, vuol dire intelligente per evitare, ridurre le perdite di soldati e anche per poterti avvicinare ai pericoli rischiando un po' meno. Benessere, allegria, divertimento, comunità, questo è praticamente utile perché appunto è necessario avere anche questo aspetto nell'azienda, non soltanto lavoriamo per fare più soldi, perché questo nel breve funziona, ma nel lungo invece fa perdere persone, non hai benefici più complessivamente. Autorevolezza, pagamenti in anticipo, prima che si iniziano, anche questo abbiamo visto anche dalle parole di Alessandro, l'industriale, che è spesso una cosa necessaria, opportuna, questa nuova mentalità. Diversamente da qualche decennio fa, che uno diceva io ho sempre fatto questo, ho sempre andato bene, adesso invece devi cambiare prima che sia necessario. Farsi domande con umiltà, anche quando va tutto bene, aiuta le persone fragili, non fare errori, avere soldi. Questo è il concetto di sociale che è spesso mescolato alla vita di impresa. Avete visto, per esempio,
Renco, azienda settore edile, quindi impianti, cantieri, cose molto concrete, cose molto tecniche, però nella loro home page cosa c'è? C'è la sostenibilità, c'è ESG forte, no? Quindi un grande segnale anche questo di com'è la vita produttiva oggi. Saltiamo le cose in blu che sono applicazioni. C'è un capitolo noi sul mercato che noi saltiamo pari, non perché non sia importante, ma perché è proprio il nostro piano marketing. Quindi lo stiamo già studiando e vedete che c'è scritto il capitolo lungo è importante, proprio il nostro piano marketing, cioè nel business plan una parte fondamentale è il piano marketing. Perché anche se tu dici sì, ma a me alla fine interessano solo i soldi, sì, ma i soldi da dove vengono? Vengono dal conto economico. Conto economico, dove stanno i soldi? Stanno nei ricavi. Cosa sono i ricavi? Sono il numero di prodotti che vendi per il prezzo a cui lo vendi, cioè il numero di arance per il prezzo delle arance. Ma chi ti dice quante arance vendi a quale prezzo? Te lo dice il piano marketing. Quindi devi fare, per fare correttamente il business plan, anche se sei liecamente interessato ai soldi, devi fare un buon piano marketing. Quindi lo saltiamo non perché non sia importante, ma perché sono cose che in buona parte abbiamo già visto e completeremo nei prossimi incontri. Sono esattamente le cose che stiamo facendo con il nostro piano, diviso in tre cestini che abbiamo completato oggi. Ecco, poi abbiamo un capitolo su marketing e strategia che vedremo oggi o la prossima volta, che fa sempre parte del marketing. E poi abbiamo un capitolo, i capitoli sono quelli rossi. Arriviamo al prossimo punto rosso che è la tecnica di vendita. Anche questa è una delle cose che dobbiamo completare nell'ambito del marketing, quindi la salto perché la affronteremo nel nostro argomento di marketing oggi oppure la prossima volta. Interessante perché l'applicazione, cioè il punto di arrivo del marketing, la vendita, spesso maltrattata, insomma, considerata un po' una parte meno di valore, meno pregiata, invece è utile perché altrimenti è come studiare come si guida una macchina sui libri senza averla mai guidata, fare marketing senza avere competenze di vendita. Ci sono anche un sacco di cose pratiche qui da decidere perché come fai a vendere, passaparola, agenti monomandatari, primandatari, venditori, distributori, tester, filiali, alleanze, negozi, e-commerce. Decisioni concrete da prendere per l'azienda che dice sì, ma come faccio poi a vendere, no? Ne parleremo tra un po'. Ci sono anche delle tecniche di vendita interessantissime che hanno anche degli aspetti sociologici, psicologici, oltre che pratici, procedurali. E poi siamo al capitolo, questo è tutto sulla vendita, passiamo poi al capitolo sulla reputazione, come misuriamo la reputazione dell'azienda, fondamentale, cioè cosa si dice di questa azienda, com'è il suo curriculum, com'è conosciuta questa azienda. E qui parleremo la prossima volta di reputazione, oggi molta reputazione digitale, non tutta, ma una gran parte digitale, dedicheremo alcune ore del prossimo incontro specificamente a questo, con anche delle cose pratiche per imparare a fare meglio questo. C'è un capitolo su HR, cioè le persone che abbiamo e le persone che ci servono, le conoscenze che abbiamo e che ci servono, i contratti, le leve motivazionali, i questionari, vuol dire il benessere, il monitoraggio delle persone, gli indicatori, cioè come li incentiviamo, come li formiamo, e altre cose sulle risorse umane. Sul risorse umane abbiamo già parlato in parte, per esempio Renko, appunto, le aziende un po' più grandi hanno molta attenzione all'HR, anche se sono aziende di cose molto tecniche, però l'HR capite che più l'azienda diventa complessa e grande, più l'HR diventa fondamentale, la persona, le persone che ci lavorano dentro. È un segnale anche di lungimiranza dell'azienda. Le conoscenze, quali sono le nostre conoscenze e competenze forti? Sono sufficienti per avere l'ingresso? Quanto impiegano i concorrenti ad arrivarci? Per esempio, c'era uno, adesso l'avvocato che ha parlato la volta scorsa, gli avvocati potrebbero non prendere bene questa mia frase, ma consideratela come punto di vista, che non smentisce ciò che hanno detto gli avvocati. Però c'era una volta un grande imprenditore che ho sentito e diceva, ma io non faccio brevetti perché se uno vuole copiarmi, ma che mi copi? Poi quando uno mi copia io sarò già più avanti. Quindi ciò che lui mi copia, poveraccio, lascialo pure copiare, perché io tanto mi invento una cosa nuova e vado avanti. Chiaro che è un po' estrema come posizione, no? Non è che sia sempre così, delle volte tu fai un gran sforzo per avere una buona idea, se non te la copia ti crea disagio, anche perché delle volte avere una buona idea sono investimenti molto grandi, però è anche un punto di vista sul fatto che devi sempre essere molto brillante, puntare avanti, sia in difesa ma anche in attacco, quindi sia difendere ciò che hai anche per avere la capacità di innovare. Proprietà intellettuale, ne abbiamo parlato la volta scorsa, quindi non ne torno a parlare. Vedete che è proprio un insieme, una collezione, un insieme di cose che abbiamo, delle cose che abbiamo detto. Questo mi sembra.
Il problema è uno dei punti più importanti dell'azienda, della strategia aziendale, quindi stiamo facendo proprio questo in questo corso. I dati, come sono organizzati i nostri dati, quanto si possono rubare i nostri dati, sapete che i dati sono la conoscenza dell'azienda, fondamentali, quindi come li gestiamo questi dati. Se uno ruba i nostri dati, li può usare per danneggiarsi o per rubarsi il lavoro. Un furto di dati può danneggiare i clienti, ad esempio abbiamo lavorato per un'azienda che produce, fa il design, alcune parti tecniche delle motociclette più famose del mondo, Ducati, Yamaha, Honda e così via, e per loro, allora, siccome tra l'altro tra loro concorrenti, quindi per loro è molto importante che la Honda non vedesse i disegni di Kawasaki, perché sarebbero stati guai grandissimi, richieste di risarcimento molto grandi, quindi come gestire i dati è un punto fondamentale. E, attrezzature, quindi quali sono le attrezzature che abbiamo, come le gestiamo, quali abbiamo, quali ci servono, macchine, capannoni, uffici, impianti, software. Organizzazione, come siamo organizzati? Capite un po' tra le righe di questi nostri incontri che l'organizzazione, ma lo dico adesso esplicitamente, verso dove tende secondo voi l'organizzazione delle aziende? Cioè qual è la tendenza organizzativa delle aziende? Verso dove si va? Date un suggerimento. L'organizzazione dell'azienda, sapete, è tipicamente fatta funzionigramma, fatto un po' a piramide, sopra c'è il quadratino della presidente, direttore generale, sotto ci sono le varie funzioni. Avete presente un organigramma tipico fatto un po' ad albero, con in cima piramide, con in cima il capo e sotto le varie funzioni, poi la piramide si allarga sempre più a piramide proprio. E secondo voi si va verso un'organizzazione più a piramide più stretta o a piramide più larga? Capito? La piramide è un triangolo. Questo triangolo si va stringendo, si va allargando. Come funziona? Cioè, per estremo, all'estremo questo triangolo diventa piatto, no? Se tu allarghi, 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 diventa piatto, quasi piatto. Vuol dire ridurre i livelli gerarchici. Se tu più la tua piramide è stretta e alta, più ci sono livelli gerarchici, cioè c'è il capo, il sottocapo, il sottosottocapo. Questo è un modello più antico, invece adesso i modelli organizzativi più recenti, che sono quelli che consentono mediamente, salvo eccezioni, mediamente alle aziende di sopravvivere meglio, di vivere un futuro migliore, sono modelli più orizzontali. Presentavo dei più piatti, in cui i livelli gerarchici sono meno, sono minori, sono pochi i livelli gerarchici. Anche perché un'azienda che non ha livelli gerarchici è un'azienda in cui l'organizzazione è adeguata e coincidente con i progetti. Cioè, addirittura, capito, l'azienda deve fare quell'attività, su quell'attività lì si crea un ufficio, un'area, una visione, finita quell'attività, muore quella lì. Quella divisione muore, quindi grandissima flessibilità. L'organizzazione tipica funzionale, molto strutturata, con piramidi molto verticali, molto strette e alte, sono invece organizzazioni più statiche, più antiche, meno adatte al mercato rapido che c'è oggi. Molto interessante questo aspetto sull'organizzazione. Adesso non è un corso di organizzazione aziendale, quindi non abbiamo tempo di approfondirlo, però ragionate anche su questo, tanto è un lavoro bellissimo, vedete che appunto alcune persone che sono venute qui a parlare hanno una competenza organizzazionale che arrivano, incidono sul mercato attraverso questa loro competenza, anche molto adatto al percorso di studi che stanno facendo di voi, il ruolo di organizzazione aziendale, molto bello anche come argomento, come ruolo, come responsabilità. Processi, similmente, quindi quali sono i processi aziendali? Produzione, magazzino, logistica, manutenzione, amministrazione, vendita, processi, un insieme di attività che hanno in fondo un risultato da raggiungere. E uno dei metodi di gestione dei processi aziendali è il cosiddetto BPR, cioè Business Process Reengineering, che vuol dire reingegnerizzazione dei processi aziendali, che serve ad accorpare i processi di un'azienda, accorpare i processi di un'azienda per concentrarsi sui processi che portano risultati ai clienti. Ecco, cosa vuol dire questo? Cioè, per esempio, ditemi un esempio di un processo aziendale. Cioè, qualsiasi cosa può essere un processo aziendale, anche per esempio
appoggiare il computer per andare in bagno. Può essere un processo di andare, un'attività, ha uno scopo, andare in bagno, un'attività, un insieme di cose da fare. È chiaro che di questo passo di processi aziendali puoi inventare un'infinità dentro l'azienda. Però invece il BPR, cioè il metodo di riorganizzazione, reingegnerizzazione dei processi aziendali, dicono riduci il numero dei processi aziendali, cioè concentrati su quei processi che hanno in fondo alla catena di attività il cliente. Quindi compatta gli altri, falli dimagrire, per dare invece importanza a quei processi che hanno in fondo il cliente. Questo perché le aziende, immaginati un'azienda come una macchina, insomma, un sistema in cui ci sono attività che servono a far vivere l'azienda stessa, per esempio installare il computer, togliere i virus, pagare gli stipendi e tante altre cose. Ci sono invece attività che sistemare il capannone, comprare un'attrezzatura nuova, il torno nuovo, e ci sono invece attività che servono direttamente per il cliente, quindi c'è l'attività di staff, c'è l'attività di linea di servizio al cliente. È chiaro che più attività facciamo direttamente al servizio del cliente, più l'azienda è sana, più il cliente è contento, quindi l'azienda ha un futuro nel tempo. I processi devono essere rivisti in quest'ottica, per dare più importanza, più risorse a favore direzionate, dedicate alle attività, a delle cose, alle attività che servono per il cliente, fino a per il cliente, invece facendo riducendo il più possibile le attività ad uso interno. Senza essere estremisti, è chiaro che se un tuo collega prende un virus, non è che dici arrangiati perché il cliente non vede se tu c'hai il virus nel computer, sì, non lo vede, ma poi prima o poi se ne accorge che tu non gli rispondi più, che tu non riesci a fare il tuo lavoro, e quindi devi anche dedicarti a togliere i virus, devi dedicarti anche a pagare gli stipendi, anche se non è un'attività diretta sul cliente, ma devi farla. Quindi un minimo di attività interna ci vuole, però è il minimo possibile. Questo fa parte del capitolo innovazione dei processi, analisi e ridisegno dei processi aziendali, che fa parte del mio strumento. La compliance, cosa vuol dire compliance? Un termine strano che probabilmente non avete mai sentito, di crescente importanza, alcuni di voi probabilmente faranno compliance. Stiamo facendo, vi è chiaro, stiamo facendo i capitoli di un business plan. Il business plan è un oggetto, è un documento che non ha delle regole fisse, non è matematica che 2 più 2 fa 4, è un documento in cui ci sono dentro macroscopicamente queste cose, però può avere varie forme. Io vi consiglio questo modello perché è molto completo e molto pratico anche nel contempo, vi aiuta realmente ad avere un quadro complessivo dell'azienda. E la compliance è l'insieme di regole, legacy, cioè sono le regole che l'azienda deve rispettare, per esempio la sicurezza sul lavoro, una regola da rispettare obbligatoria, la privacy pure, poi ce ne sono varie altre che sono state spiegate, la ISO 9001, per esempio avrete sentito, la qualità, non è la certificazione di qualità, non è obbligatoria, la ISO è lo standard internazionale, la 9001 è una delle ISO sulla qualità. Non è obbligatoria, in alcuni casi lo è di fatto perché, per esempio, in alcuni mercati, se non hai la ISO 9001 non puoi lavorare, così come la TISAX, per esempio, è per fare un esempio di concretezza, di utilità di questo. La TISAX è la privacy in ambito automotive, cioè se tu lavori con Volkswagen, per esempio, Lamborghini, Audi, quel gruppo lì, loro dicono devi avere la TISAX, cioè vuol dire devi avere delle procedure che mi garantiscono che Volkswagen ti dà i dati sulle sue automobili, ti dà un pezzo di progetto per cui fare un componente, e tu non diffondi quei dati a chi ti pare, perché hai delle regole di gestione della privacy, della riservatezza dei dati molto specifiche, molto forti. Quindi è un capitolo, questa compliance, delle volte ignorato, ma fondamentale anche perché alcune cose sono obbligatorie, quindi per esempio la sicurezza e la privacy sono obbligatorie, altre sono obbligatorie di fatto perché è il mercato che le rende obbligatorie. E rete di legalità e tante altre cose che sono dentro questo capitolo di compliance. I rischi. Interessante molto il capitolo sui rischi. Costo del denaro alto, rapidi cambiamenti di mercato, difficoltà a trovare lavoratori bravi, esempi di rischi. Quindi quali sono i rischi di quelle delle aziende? Opportunità. Qui ci sono gli amanti della SWOT analysis, che poi ha quattro quadranti invece che due, ma sostanzialmente sono questi, rischi e opportunità, che possono essere completati, diventare quattro, aggiungendo le minacce e le debolezze. I soldi che abbiamo, che ci servono. I soldi sono un capitolone fondamentale perché delle volte le aziende vanno in crisi di risorse finanziarie, quindi puoi avere un bellissimo piano. Per esempio, un'azienda che deve
aumentare sul mercato, deve investire, può avere un piano economico bellissimo, un piano industriale perfetto, ma ha bisogno di soldi. La banca non glieli dà e si chiude tutto lì. Quindi è necessario avere chiarezza anche sui soldi che attendi, di cui hai bisogno. E dentro al capitolo soldi ci sono cose che abbiamo in parte detto, perché c'è anche il controllo gestione, il punto di pareggio, la business intelligence che consente di fare scenari, il budget zero e altre cose che abbiamo detto e quindi che non ripeto. Riduzione dei costi, anche questo è un capitolo fondamentale, su come contenere i costi. Cosa vuol dire interessi passivi, capanno gli uffici e impianti utilizzati, personale produttivo, make or buy, di cui ci ha parlato Alessandro, UCM, Lean, che vuol dire riduzione sprechi. Abbiamo quasi finito, abbiate pazienza. KPI, cosa vuol dire KPI? Vuol dire indicatori chiave, vuol dire key performance indicator, vuol dire indicatori chiave. Carola ci ha parlato dei valori malati, dei valori giusti, cioè dei mal di pancia. Per esempio, un KPI malato è tempo di consegna 40 giorni, quando invece si potrebbe fare in 7 giorni. Quindi malato 40 giorni, giusto 7 giorni. E quindi quali sono i tuoi KPI interessanti su cui concentrarti e come fai a migliorarli andando verso i valori corretti. Gantt vuol dire piano attività, cioè qual è la tempificazione di queste cose, come faccio a attuare, applicare tutte queste cose qua, a rendere vere queste cose che ho pianificato in questo business plan, che è un piano di cose da fare, è un piano di cose da fare, quindi come le tempifico. Quindi lista attività e tempi di realizzazione per applicare le cose scritte qui sopra. Tutto qua. Ecco, questo è lo schema di business plan. L'ho fatto velocemente perché molte delle cose scritte qui sono già state dette o saranno completate nei prossimi giorni, nelle puntuali, nel senso dei prossimi incontri. Allora, a questo punto ci salutiamo sapendo che la prossima volta sarà dedicata a due cose principalmente, che sono tutto il digitale, interessantissimo, portatevi il computer, state molto attenti perché vi insegneremo anche a fare delle cose pratiche che vi saranno utili per la vostra vita professionale, anche per il vostro, per tanti aspetti, per imparare molte cose di oggi, e anche ci sarà un'azienda molto importante che è Eurocompany, che ci descriverà il suo piano strategico, quindi il suo futuro. E poi molti di voi scopriranno che conoscono questa azienda e usano anche i loro prodotti, poi vi spiegheremo perché. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona settimana e resto a disposizione per domande e osservazioni anche durante i prossimi giorni, oltre che mercoledì prossimo, quando ci rincontreremo. Salute a tutti.